Io sono Donato Tarantino ed è un piacere per me essere qui con voi oggi a spiegarvi. Grazie. Ed è un piacere per me essere qui con voi oggi per spiegarvi un pochino di cosa mi occupo e magari cercare di coinvolgere anche voi nelle attività di cui quasi quotidianamente oramai ci occupiamo. Le attività in questione sono appunto la gestione strategica del territorio. E al fine di riuscire a gestirlo, appunto, è necessario conoscere quali sono gli strumenti e come poterli, per così dire, adoperare al fine di fare delle analisi, se vogliamo, statistiche, delle analisi, appunto, rilevanti, ai fini di conoscere, appunto, qual è il nostro territorio e come sfruttarne le sue potenzialità. Quindi ci occuperemo in particolar modo degli strumenti GIS e WebGIS. Vi dicevo che sono qui oggi anche grazie al mio lavoro presso la mia azienda Alba Project, che ha sede in Lecce. La mia azienda mi ha dato la possibilità di occuparmi in prima persona della gestione di laboratori, laboratori virtuali appunto. I laboratori virtuali, tra i cinque laboratori di cui oggi attualmente disponiamo, ne comprendono uno che è quello che vedete qui nelle slide, uno che è il laboratorio di geostoria. In questo laboratorio noi abbiamo, per così dire, sfruttato gli strumenti WebGIS, quindi gli strumenti GIS che sono presenti sul web, per così dire, per accrescere le competenze disciplinari del singolo studente nel momento in cui lui vuole essere, per così dire, invogliato ad apprendere sia il contenuto del classico libro di geografia, sia il contenuto del classico libro di geografia in cui magari viene rappresentata la cartina, non so, della Puglia, della Basilicata, della Sicilia, quindi comunque tutti il capoluogo di provincia, tutte le città presenti, sia appunto avvicinarsi al mondo della multimedialità e dell'informatica semplicemente, per così dire, utilizzando appunto strumenti di WebGIS. In particolar modo, supponiamo di voler esaminare la Sicilia. Noi non abbiamo fatto altro che prendere una cartina che un tipografo ci ha fornito, quindi sulla quale vige il copyright, e riprodurla così come viene dal libro di storia classico, dal libro di geografia, scusate, classico che tutti noi conosciamo. Quindi creare un livello di questa cartina, quindi una trasparenza intorno, ad esempio, lì dove c'è il mare, noi non abbiamo fatto altro che rendere trasparente la nostra immagine. Tenere la cartina in primo piano e posizionarla proprio per così dire, su uno strumento di WebGIS che alcuni di voi avranno già riconosciuto ed è il Google Earth. Il Google Earth appunto ci ha permesso di, oltre che far apprezzare allo studente sia delle scuole superiori che delle scuole medie, per così dire, la composizione appunto del territorio siciliano in questo caso, ci ha permesso appunto di sfruttare lo strumento per poter accrescere la navigazione, ad esempio con dei semplici zoom, con degli spostamenti sinistra-destra, aggiungendo e rimuovendo alcuni livelli. In quest'altro caso abbiamo fatto lo stesso discorso con la Basilicata e così via con tutte le altre regioni. Inoltre lo strumento WebGIS Google Earth ci permetteva di esportare il file KMZ. Vi sto dicendo tutte delle sigle che fra un pochino vedremo magari. Ci ha permesso di esportare il file KMZ quale output dello strumento di WebGIS e posizionarlo all'interno di un altro strumento che molti di voi hanno già riconosciuto, che è appunto il Google Maps. Google Maps presente quindi in rete, liberamente fruibile da tutti, e per così dire personalizzabile. Infatti qua potete notare che vi è un livello Basilicata che è posizionato sopra la nostra cartina del Google Maps. Qual è l'obiettivo che mi sono prefissato? Qual è l'obiettivo che vorrei raggiungere insieme a voi? L'obiettivo della nostra lezione è appunto dare una panoramica di tutti gli strumenti GIS che magari qualcuno di voi ha già visto nelle precedenti lezioni e iniziare, scusate, a vedere, fornirvi una panoramica degli strumenti GIS e degli strumenti WebGIS. In particolar modo studieremo in dettaglio le offerte di Google e di Microsoft. Quello che vorrei che rimanesse oggi è che nel momento in cui vi è un'evoluzione informatica, o comunque vi è una nuova era dell'informatica, vi sono grandi competitor, grandi case che vogliono per così dire dire la loro in quel specifico settore. Vi faccio un esempio. Microsoft ovviamente è il più famoso sistema operativo, tutti di voi lo conoscono, tutti di voi almeno una volta nella vita l'hanno usato. Poi, ovviamente una volta usato c'è chi sceglie di rimanerci a vita, c'è chi sceglie di migrare verso altri sistemi operativi. E
Ecco, Microsoft, nel momento in cui sono venute fuori i motori di ricerca, le mappe, ha voluto dire la sua prima con Yahoo e poi con Bing. Ecco perché se facciamo ad esempio un'analisi dei motori di ricerca nel 2010, vediamo che ovviamente primeggia un po' dappertutto, scusate la nitidezza, ma vi posso garantire che sul computer si vede meglio, poi magari quando vi passerò le slide apprezzerete appunto il fatto che dappertutto, Cina, Russia, Italia, Google, in tutta l'Europa, quindi Germania, Francia, Italia, Google è abbastanza apprezzato, mentre invece dal 2010 in poi Bing ha iniziato a salire a scapito appunto di Yahoo. Yahoo, che vi dicevo, era il motore di ricerca prima che nascesse Bing in Microsoft. Qui una rappresentazione di quello che succede quando qualcuno o qualcosa irrompe nel mondo dell'informatica. Succede che Microsoft si lamenta con Google perché ha il monopolio per quanto riguarda i motori di ricerca. Google di contro gli risponde che è Microsoft ad avere il sistema operativo più usato. Quindi, se vogliamo, è una guerra appunto tra giganti, e nel mondo dell'informatica posso garantire che succede abbastanza spesso. Quindi vi stavo anticipando che Google è stato per tanti anni l'unico motore di ricerca. L'unico motore di ricerca insieme però a Yahoo della Microsoft, che non è mai esploso definitivamente. Infatti nel 2009 possiamo apprezzare dal grafico che Microsoft si inventa questo Bing, questo nuovo motore di ricerca, e lo lancia. Da quel momento in poi Google inizia a stabilizzarsi su un certo livello di apprezzamento, su un certo livello di fruibilità, se vogliamo, e da quel momento in poi appunto Bing inizia la sua ascesa. Ascesa che a tutt'oggi, quindi nel dicembre 2013 o novembre 2013, non è ancora stata del tutto, non ha diciamo ancora colmato il gap con Google. Difficilmente lo colmerà, in quanto anche Google è in continua evoluzione, offrendo sempre dei servizi innovativi, dei servizi per così dire difficilmente predicibili dalle altre case che gli ruotano intorno. Se vogliamo essere cattivi, Microsoft non fa altro che vedere quello che fa Google, diciamo, e replicarlo, magari con una sua visione, che comunque diciamo, è una prassi abbastanza usata nel mondo dell'informatica. I dati statistici appunto ci portano a dire che i Microsoft Sites, che sono, se vogliamo, quelli referenziati da Bing, quindi possiamo capire che questa è tutta utenza che deriva da Bing, sono attualmente diciamo, intorno al 18,2%. Quindi a scapito appunto di Yahoo, che sono tutti i siti referenziati da Yahoo. Ok, questa era una breve panoramica di quello che vi presenterò oggi. Strumenti GIS, vedremo, magari li avete già visti. Strumenti Web GIS, quindi l'offerta di Microsoft e di Google. E cosa c'è dietro, diciamo? Ci sono dietro dei competitor, c'è dietro un bel mercato in cui ognuno vuole cercare di accaparrarsi una fetta di quel mercato, magari tutta la torta se possibile, e sostanzialmente appunto ad oggi, o meglio, nell'aprile, ancora insistiamo sul 2013 perché se vogliamo è stato l'anno in cui Bing ha iniziato a salire e Google ha iniziato a scendere come preferenze di utenza. Ok, fatta la panoramica, iniziamo a vedere di cosa vorrei parlarvi oggi nel dettaglio. Io oggi vorrei parlarvi di cos'è un GIS, che sicuramente avrete già visto, ma che non fa male riprendere un attimo come concetto. Il GIS, che è l'acronimo di Geographical Information System, è appunto un sistema informativo geografico, quindi uno strumento, come vi anticipai, che permette di analizzare, rappresentare, interrogare entità o eventi che si verificano sul territorio. Vi è quindi tutta una tecnologia che sfrutta questi software geografici al fine appunto di trattarli, se vogliamo, a volte anche come dei database. Quindi nel momento in cui io tratto questi software geografici come se fossero un database, io non faccio altro che, per così dire, iniziare a pensare a una serie di operazioni che si fanno appunto su un database, operazioni di ricerca, di analisi, di statistiche, tirar fuori magari dei report, dei grafici. E ovviamente mi aspetto che un GIS funga, per così dire, faccia ancora di più, quindi ci permetta di memorizzare i dati territoriali, di memorizzare come li abbiamo voluti trattare e soprattutto come verranno rappresentati. Essi potranno essere rappresentati appunto sotto forma di cartogrammi o tabelle ritagliate su porzioni di territorio più o meno estese. Inoltre un GIS, possiamo ad esempio fare un confronto, per così dire, un accostamento con il GPS.
Il GPS non è altro, per così dire, lo vedremo in seguito, che la localizzazione esatta del punto in cui ci troviamo. Supponiamo, ad esempio, che un utente voglia pianificare un certo viaggio, un certo spostamento da un punto A a un punto B. Ecco, o magari è già in quell'intervallo tra A e B. Ecco, lui può usare sia il software GIS che è combinato al GPS, sia un software GIS che appunto gli pianifichi un certo viaggio, un certo spostamento, che avvalersi di questo strumento, il GPS, che lo, per così dire, agevolerà nella percorrenza del tratto. Lo agevolerà in che senso? Lo agevolerà suggerendogli, magari già in tempo reale, qual è il tratto più scorrevole da quel punto in poi, a quale velocità, potrebbe spostarsi. Ecco, sono tutti dei parametri che l'utente può scegliere, avvalendosi appunto dei moderni devices. Per devices, quindi dispositivi, stiamo intendendo un tablet, uno smartphone, quello che ormai è fruibile da tutti, in quanto sul mercato si trovano anche dei dispositivi col GPS molto economici e comunque abbastanza potenti. Quindi, in sostanza, vi ho raccontato che un GIS è un qualcosa che può essere visto come uno strumento sul quale si memorizzano dei dati, con il quale si trattano, e che a un certo punto in poi mi aspetto che il GIS mi tiri fuori un certo output, un output che, diciamo, può essere visto come uno strumento di tipo CAD, uno strumento di tipo CAD, dove CAD sta per Computer Aided Drafting and Design, quindi un qualcosa che aiuti appunto il computer, il processore, a fare del design appunto della grafica. Il GIS, quindi, vi ripeto, viene accostato ai DBMS relazionali al fine di garantire appunto le analisi, statistiche e tutto quello che vogliamo. Quando io dico GIS, quando io dico software GIS, molti di voi sono abituati a vedere questo, cioè sono abituati a visualizzare nella propria testa una mappa. Ecco, il GIS è proprio questo, quindi il GIS si può valere di tre viste. Ricordiamo sempre che alla base di queste viste c'è sempre una mappa, quindi sempre qualcosa che aiuti l'utente a livello appunto mnemonico a percorrere dei tratti, a pianificare dei viaggi, perché no? Quindi il GIS fa sicuramente il mashup, quindi io creo una mappa sotto e dei livelli sopra. Gli faccio una mesh, quindi non faccio altro che sovrapporli, e a questo punto mi aspetto però che non faccia solo mashup, ma che appunto mi fornisca funzionalità di problem solving, che sono quelle che vi ho già detto, quindi pianificare un certo viaggio, calcolare il tratto più veloce da A a B, il tratto più lento e via dicendo. Quindi la mappa sotto. E questo abbiamo capito che il software GIS lo pone alla base delle sue elaborazioni anche grafiche. E sopra questa mappa possiamo aggiungerci dei livelli. Questi livelli possono essere dei più disparati, in base appunto a quello che vogliamo far fare al software GIS, o meglio a quello che vogliamo noi visualizzare come utenti del software. Possiamo aggiungerci delle aree edificate, possiamo aggiungerci delle strade, possiamo aggiungerci delle paludi, piani alluvionali, in base al comune in cui magari ci troviamo, in base a quello che il co comune in cui ci troviamo ci ha commissionato, noi possiamo appunto tirar fuori questi livelli. Inoltre possiamo aggiungere, una volta deciso i livelli di cui vogliamo avvalerci, noi possiamo ancora aggiungerne altri, ad esempio possiamo posizionare dei sensori, possiamo vedere il campo elettromagnetico presente in una certa area, al fine appunto di vedere questi livelli che in questa forma vengono fuori come uno stack, come una pila, vederli tutti sovrapposti e avere una vista apprezzabile di quello che volevamo analizzare all'inizio. Così dire, approfondire, per capire meglio di cosa stiamo parlando, io vi ho detto che il GIS è un sistema geografico in cui vi si può, diciamo, aggiungere livelli, togliere livelli. Ecco, per capire di quello di cui stiamo parlando, ho bisogno di farvi un breve background. Un breve background per quanto riguarda, ad esempio, la cartografia. Quindi, che cos'è una cartografia? È l'insieme di conoscenze scientifiche, sono delle definizioni che mi servono per poi andare avanti, per così dire, spiegarvi come vengono utilizzati i software GIS e Web GIS. Cos'è una cartografia? È l'insieme di conoscenze scientifiche, tecniche, artistiche, finalizzate alla rappresentazione simbolica, ma veritiera, di informazioni geografiche. Informazioni geografiche, possiamo sostituire questa parola con informazioni statistiche, demografiche, economiche.
soprattutto in relazione appunto al supporto sul quale noi vogliamo rappresentare questa mappa. Ci sono i supporti piani, quindi semplicemente una carta geografica, oppure un supporto sferico, quindi un globo. Lo scopo appunto di questa cartografia è rappresentare in piccolo la superficie terrestre. La cartografia quindi non fa altro che assimilare il geoide terrestre, vedremo in seguito di cosa stiamo parlando, a un ellissoide e creare rappresentazioni piane della superficie terrestre attraverso conversioni matematiche che sono note come proiezioni cartografiche. Proiezioni cartografiche che non sono altro che norme di corrispondenza biunivoca tra punti della superficie sferica, il geoide, e punti del piano, l'ellissoide. Abbiamo due tipi di carte, abbiamo i tipi di carte qualitative e i tipi di carte quantitative. I tipi di carte qualitative sono tutte quelle carte che sono ad esempio le carte politiche, le carte fisiche, le carte tematiche. Carte fisiche, ad esempio, mostrano i fiumi, i laghi, le montagne, le colline e le pianure. Io credo che qualcuno di voi ha già studiato sia queste carte fisiche che le carte tematiche, ad esempio. Supponiamo che noi vogliamo mettere in risalto, non lo so, tutti i cittadini esteri, ad esempio, del territorio italiano, dove vi è la maggior residenza di cittadini esteri nel territorio italiano. Ecco, sarà rappresentata l'Italia. E saranno appunto colorate, magari con un certo colore, le zone in cui vi è la maggior densità di presenza, per così dire, dei cittadini esteri. La carta qualitativa non fa altro che sovrapporre appunto alla nostra mappa di una certa zona le costruzioni, ad esempio, dell'uomo, quindi i ponti, le infrastrutture, oppure la cartografia della vegetazione. Ecco, questo è l'esempio di una carta qualitativa, quindi una certa città in cui vi è un'area archeologica, vi è un teatro, vi è. Non so, dei posti intorno a questo teatro, e qualsivoglia informazione che noi vogliamo rappresentare. Quindi abbiamo capito che la cartografia, insomma, abbiamo capito cos'è una cartografia. Vediamo adesso come ci si bisogna, per così dire, interagire tra nazioni, o meglio, ogni nazione adotta un suo sistema di riferimento. Interesse comune è adottare un unico sistema di riferimento in maniera tale da poter comunicare. Magari tra due nazioni, tra due paesi che comunque non parlano, per così dire, con le stesse coordinate, una coordinata comune che tutti e due capiscono. Quindi abbiamo parlato di geoide terrestre. Il geoide terrestre è, secondo la NASA, la superficie equipotenziale dal campo gravitazionale terrestre che si adatta al meglio, nel senso dei minimi quadrati, a livello medio globale del mare. Una definizione che piace molto a me è questa. È il modello geometrico che è prossimo alla Terra, senza minimi quadrati, senza tirar fuori per così dire, senza dover sprofondare in altri settori. A me piace definire il geoide come se fosse il modello geometrico che è prossimo alla Terra. Il modello geometrico che è prossimo alla Terra, appunto, mi aspetto sia qualcosa del genere. Nel momento in cui devo rappresentare questo modello geometrico, devo scegliere una superficie piana, una superficie che comunque può essere rappresentata su di un piano. Ecco quindi che vado a scegliere l'ellissoide. Quindi abbiamo capito che vi sono due figure, il geoide e l'ellissoide. Il geoide è la superficie che rappresenta la Terra. Nel momento in cui devo prendere il geoide e spalmarlo su un piano, io devo scegliere come farlo e lo scelgo attraverso un ellissoide, l'ellissoide di rotazione. Fatto questo, allora scopro che ognuno, come nel mondo dell'informatica, anche in questo caso, ognuno ha voluto dire la propria. Quindi, dato un geoide, che è delimitato dalla linea blu, in questo caso, ognuno, per così dire, degli scienziati di epoche diverse, hanno voluto definire un proprio ellissoide, la superficie rossa. Il primo fu Everest nel 1830, fino ad arrivare oggi di questo è un dicitore internazionale, WGS 84, che appunto è stato definito nell'84. Nel momento in cui, quindi, dato questo sistema di riferimento, ognuno si sceglie il proprio sistema di riferimento, comunica che sta usando quel certo sistema di riferimento e quindi è possibile comunicare. Ovviamente è sempre meglio, per così dire, sceglierne un unico e comunicare direttamente le coordinate. Quindi abbiamo visto cos'è la cartografia, abbiamo visto quali sono i sistemi di riferimento, geoide e ellissoide, vedremo cos'è il datum. Il datum è semplice. È un sistema di riferimento che consente di definire in termini matematici la posizione sulla superficie della Terra. Per
se vogliamo, il datum, e questa è la definizione a cui tengo particolarmente, è definito da un ellissoide che approssima la forma della Terra e della posizione relativa della stessa rispetto al centro. Il datum mondiale di riferimento, che era il discorso che vi dicevo prima, quindi si è scelto un datum e si decide, per così dire, di usare quello, è il VSG 84. Vi anticipo che questo datum è ampiamente utilizzato nel GPS. Quindi, tanti ellissoidi, si tende a scegliere l'ellissoide VSG 84, che era, se ricordate, l'ultimo ellissoide che abbiamo visto in questa slide. Va bene? Perfetto. Visto il datum, che è l'ellissoide scelto per approssimare il geoide, passiamo alla proiezione. La proiezione è il procedimento mediante il quale si passa dalla superficie individuata della Terra ad una superficie bidimensionale. Quindi che si fa? Si prende la Terra, il globo terrestre, e si cerca di proiettare il tutto utilizzando una superficie piana. Si tratta quindi di formule matematiche, per cui il punto del datum, quindi il punto scelto del datum, viene proiettato su una superficie piana. Questo ci fa pensare sin da subito, ad esempio, un metodo che viene praticamente utilizzato molto spesso è quello di prendere il globo terrestre, di scriverlo in un cilindro e di proiettare il cilindro sulla superficie. Ovviamente vi è tutto un mondo dietro, non vorrei entrare in questo mondo perché altrimenti non basterebbero le ore che ci sono state assegnate. Quindi, vi ripeto, per quello che dovremmo fare noi vi basta sapere la proiezione, il datum, vi basta sapere appunto questi parametri. Quindi, nel momento in cui qualcuno di noi voglia fare cartografia, è necessario che si basi, per così dire, sulla definizione di alcuni parametri. Alcuni li abbiamo visti insieme, altri li approfondirete. La proiezione, il datum, l'unità di misura. Quindi in Italia, ad esempio, qual è l'unità di misura per misurare una distanza? Il chilometro, perfetto, il metro, il chilometro, perfetto. Quindi si sceglie un tipo di proiezione, si sceglie il datum, quindi l'ellissoide che deve approssimare il geoide, si sceglie l'unità di misura, il chilometro, si sceglie un certo fattore di scala, le mappe infatti da 1 a 1000, da 1 a 2 milioni e via dicendo. Fatto questo, passiamo al sistema di coordinate. Quindi come io, Stato italiano, voglio comunicare la coordinata di un certo punto a un altro Stato estero. Il sistema di coordinate più utilizzato, quello che sicuramente voi avrete già sentito, è l'UTM. Questa è la logica di cui vi anticipai prima. La logica era inscrivere il globo terrestre all'interno di un cilindro, proiettare il cilindro su una superficie piana. Questa idea la ebbe Mercatore ed infatti la proiezione viene definita come UTM, Universal Transversal of Mercator, proiezione universale trasversa di Mercator, appunto, che è una delle soluzioni meglio riuscite al problema di rappresentare la superficie terrestre a due raggi di curvatura su una superficie piana. Quindi il sistema di coordinate UTM, il sistema di coordinate rettangolari, appunto, molto diffuso, che si appoggia sulle mappe, creato con la proiezione trasversa di Mercator, è il sistema UTM. No, qua ovviamente è stato rotto Mercator, ma mi preferisco tenerlo così com'è. Consiste quindi in una proiezione su un piano della superficie terrestre e nella successiva divisione in zone, meridiani, paralleli. Vi sono diversi sistemi di coordinate, quello più usato, quello con cui, per così dire, il territorio, la nazione italiana comunica con altre nazioni, è il sistema di coordinate UTM. Mi preme farvi sapere che in Italia vengono adottati altri sistemi di coordinate per comunicare all'interno del territorio italiano, ad esempio un sistema di coordinate Gauss-Boaga, il catasto italiano appunto si avvale di questo sistema di coordinate. Qual è il datum di riferimento? Il datum di riferimento non è più il datum ED50 che è la base del sistema di coordinate UTM, ma è il datum Roma 40. Il sistema catastale Cassini-Soldner nasce nel 1 marzo del 1886 e imposta, per così dire, definisce per la prima volta che cos'era una particella catastale. Una particella catastale era una ben delimitata porzione continua di terreno situata in un unico comune, appartenente ad un unico possessore, soggettata ad un'unica specie di coltura, con uniforme grado di opportunità, oppure, se non soggetto a coltura, riservata a un'unica destinazione d'uso. Il sistema catastale Cassini-Soldner, quindi vi ho detto, se vogliamo fare un sistema di riferimento abbiamo bisogno di dei parametri. Il datum appunto è definito dall'ellissoide di Bessel, se ricordate il primo ellissoide, con tre diversi orientamenti a seconda della zona, Genova,
Roma Montemario e Castania delle Furie. Ufficialmente la rappresentazione Gauss-Boaga è stata adottata solo nel 1951 e in realtà solo per poche province. La cartografia è stata rifatta o riparametrata in Gauss-Boaga. Quindi qui alcuni esempi di quello che troverete andando su un comune e chiedendo per così, accedendo appunto all'ufficio del catasto. Vi sarà la città, vi saranno delle zone, vi saranno delle diciture su quelle zone. Quindi cosa abbiamo capito? Che se prendo un sistema di proiezione, Gauss-Boaga UTM, e se prendo un tipo di datum, in base a come io combino questi elementi, ho alcuni sistemi di riferimento spaziale, CRS. Attenzione a non confondere, anche sul web ho trovato questo problema, se vogliamo. Viene spesso confuso il sistema di riferimento spaziale, il CRS, col sistema di proiezione. Mentre il sistema di riferimento spaziale, per così dire, l'insieme del sistema di proiezione più il datum, il sistema di proiezione, appunto, per così dire, è un parametro del CRS. Purtroppo in rete viene fatta molta confusione, quindi nel momento in cui si cerca qualcosa, ad esempio, si cerca sistema di coordinate di riferimento spaziale, viene data questa definizione e viceversa. Attenzione a non confondere le due diciture. Quindi nel momento in cui io prendo il datum Roma 40 e lo combino al Gauss-Boaga, ottengo il sistema catastale Cassini-Soldner. Se io invece combino il datum ED50, European Datum, con il sistema di proiezione UTM, ottengo il sistema di riferimento UTM32 o UTM33 in base a meridiani paralleli. Quindi, come è fatta la cartografia italiana? Quindi, se vogliamo focalizzarci su una certa cartografia, iniziare a capire di cosa stiamo parlando, la cartografia è fatta da un sistema di coordinate, l'UTM, un datum, l'unità di misura, chilometri, sono tutti quei parametri, altri parametri che non vedremo, ed è stato poi redatto dall'Istituto Geografico Militare Italiano. Quindi, che cosa dobbiamo fissare? Per chi vuole fare cartografia, per chi si avvicina al mondo della cartografia, è necessario quindi scegliere un sistema di riferimento, quindi scegliamo il datum, che vuol dire scegliere l'ellissoide che approssimerà meglio il geoide terrestre, scegliere la rete di punti che realizza il sistema di riferimento, scegliere il tipo di proiezione cartografica e dei parametri di applicazione. Per dare un significato alle coordinate geografiche, invece, si deve dare il sistema di riferimento datum e la proiezione per quanto riguarda la rappresentazione cartografica. La cartografia UTM si usa su un sistema di riferimento con geocentrico VGS 84, sistema europeo, European Datum 50. Quindi ci sono moltissime proiezioni cartografiche, moltissimi tipi. Quelle utilizzate in Italia quindi sono a livello mondiale, quindi per comunicare con tutto il mondo la coordinata, ad esempio, del Colosseo, noi utilizzeremo il sistema UTM, utilizzato a livello mondiale. Per comunicare all'interno del territorio italiano, quindi la cartografia ufficiale italiana si basa sul sistema Gauss-Boaga, sul Cassini-Soldner invece si basa, per così dire, il catasto dei terreni italiano. Quali le differenze tra UTM e Gauss-Boaga? Sicuramente, l'abbiamo visto insieme, il datum. Sono diversi datum. Il datum è di 50 per quanto riguarda l'UTM, il Roma 40 o il datum Montemario per Gauss-Boaga. Ovviamente vi sono anche delle differenze per fuso ovest e fuso est, vengono scelti dei punti secondo i quali poi si fissa, in questo punto c'è il fuso ovest, in questo punto c'è il fuso est, iniziamo a fare i calcoli, è inutile vederlo, mi basta sapere che, o meglio, mi basta portarvi a conoscenza del fatto che se cambio il sistema di riferimento cambia poi l'output, quindi cambia il sistema CRS. Ok? Ok, quindi iniziamo ad avvicinarci a quello che vogliamo fare oggi, quindi i sistemi GIS, i software GIS. Di che dati si avvalgono questi software per poter funzionare e per poter fare le elaborazioni che vengono richieste? Si basano su due tipi di dati, i dati vettoriali e i dati raster. I dati vettoriali, se vogliamo, sono punti, linee e poligoni rappresentanti oggetti sulla mappa ottenuti da funzioni matematiche. Mentre invece i dati raster, che io immagino, essendo qui un set di dati, immagino che vi sia una matrice in cui sono contenuti appunto i dati, quindi sono delle griglie appunto, costituiscono griglie regolari di dati, matrici, e consentono di rappresentare immagini satellitari o aeree, superfici con variabilità continua come modelli di elevazione, oppure classi tematiche quali le mappe di copertura del suolo o degli habitat. Nel modello vettoriale, quindi il primo tipo di dato, le informazioni su punti, linee e poligoni sono codificate e memorizzate come una collezione di coordinate XY. La localizzazione di un oggetto puntuale può essere rappresentata come una singola coppia di coordinate, quindi, non lo so, un,
Colosseo, coordinata X, coordinata Y. Gli oggettivi lineari invece come strade e fiumi possono essere memorizzati come una stringa di coordinate XY, quindi se vogliamo come un vettore. Gli oggetti poligonali come zone di copertura, bacini idrici, sono memorizzati come aree omogenee perimetrate. I dati raster invece, facciamo subito un confronto tra dati vettoriali e dati raster. I dati raster invece sono costituiti da insieme di celle e risulta simile ad una mappa scannerizzata o una foto. In questo caso lo vediamo subito. Questo è un set di dati raster, questo è un set di dati vettoriali. Quindi vi stavo dicendo, fiumi vengono codificati in questo, con questo output. Aree poligonali vengono codificate appunto con un poligono. E mentre invece nei dati raster vi è una matrice che contiene dei valori che ci permettono, appunto, che permettono per così dire al software GIS, se dati in input, di ricostruire una certa mappa. Quindi il mondo reale codificato in uno o nell'altro caso. Quindi, in breve, GIS non è altro che metodi, dati, vettoriali, raster appena visti, metodi, people, hardware e software. Quindi software appunto che sono sicuro avete già visto, ad esempio credo abbiate già utilizzato il software Quantum GIS che avete installato in locale sul vostro computer, avete visto che esistono delle versioni free, delle versioni a pagamento. E software vedremo anche il web GIS, quindi il software che sta sul web, software liberamente fruibile dalla rete, quale ad esempio Google Earth, che viene dato in licenza d'uso gratuita, o il Google Earth Pro che viene acquistato da, magari da aziende che appunto lavorano in questo settore e che hanno bisogno di taluni output invece che di altri. Utilizzeremo, o meglio, vedremo come si utilizza una mappa Bing, quindi ancora strumenti WebGIS online, e potremmo provare a fare un insieme, così un esercizio nel quale cerchiamo di capire cosa succede se io passo due coordinate, due vettori di coordinate al software GIS, come il software GIS ragiona e come ci restituisce la distanza fisica tra due punti, ovviamente in linea d'aria. Quindi cosa succede se io, non lo so, Torre Eiffel c'ha una certe, c'ha delle certe coordinate, il Colosseo ne ha altre, le do in input al software GIS, mi aspetto che il software appunto mi restituisca la distanza, ovviamente in linea d'aria, senza tener conto di, tratti, di deviazioni e tutto il resto, mi aspetto che mi restituisca la distanza in chilometri di questi due punti. La formula che permette di fare questo è il raggio della Terra, quindi la distanza dei due punti AB è il raggio della Terra, che viene approssimato a essere 6.372 km, raggio quadratico medio, per l'arco coseno, degli input che do, cioè il seno dell'latitudine di A, cioè sostanzialmente che cosa faccio? Prendo le coordinate di un punto e le metto in un vettore, le coordinate dell'altro punto le metto in un altro vettore, coordinate di A e coordinate di B. E succede quindi che nel momento in cui io chiamo una funzione, in questo caso l'ho chiamata point distance, e li passo in input le coordinate, e non fa altro che scomporre il vettore, ok, compone il vettore della, supponiamo delle coordinate del Colosseo, in dec lat A e dec lon A. Quindi metterà il tutto, ovviamente la virgola sarà il separatore che mi permette di capire che a sinistra vi è la coordinata della latitudine, a destra vi è la coordinata della longitudine. E lo stesso per il prossimo vettore. Quindi con delle funzioni, in questo caso è una funzione PHP abbastanza semplice, mi assegno i valori ai miei vettori, o meglio alla posizione del vettore, e inizio a calcolare la coordinata che io fornisco come gradi, ma che ho bisogno che, per essere utilizzata nella funzione che vi ho fatto vedere prima, venga convertita in radianti. Quindi pi greco per la coordinata in gradi fratto 180, così per tutte le coordinate. Quindi non ho fatto altro che calcolarmi dei valori che da gradi sono passati a radianti. La formula è 3,14 per la coordinata espressa in gradi fratto il 180. Fatto questo mi calcolo un parametro, φ, che non è altro che il valore assoluto della differenza tra le due longitudini. Ovviamente questo φ verrà dato, per così dire, in input alla prossima funzione che è l'arco coseno del seno delle coordinate in radianti della latitudine di A, per il seno delle coordinate in radianti della latitudine di B e via dicendo. Ottengo un certo valore, questo valore lo moltiplico per il raggio quadratico medio. Ho però, attenzione, perché ho commesso un errore, facendo questa approssimazione
io commetto un errore dello 0,3%. Quell'errore sostanzialmente è il fatto, per così dire, che io approssimo il globo terrestre ad essere perfettamente sferico. Il globo terrestre purtroppo non è perfettamente sferico, non ha in tutti i punti lo stesso raggio, non ha raggio uniforme e quindi bisogna, per così dire, accettare, fra virgolette, questo errore dello 0,3%. Quindi mi verrà fuori una certa distanza dalla Torre Eiffel al Colosseo, che se non sbaglio ho calcolato ed è 1100 km. Un errore, con errore 0,3%. Quindi i software GIS non fanno altro appunto che gestire i sistemi di riferimento CRS. Sono loro che, per così dire, hanno, nel momento in cui io inserisco i dati, dovrò inserire anche che tipo di datum voglio utilizzare, che tipo di sistema di riferimento voglio utilizzare, e quindi lui mi darà un output basato sul sistema della proiezione CRS. E ovviamente si può anche scegliere di utilizzare diversi datum o perché no di convertire il datum che viene dato in output dal software GIS con un sistema diverso, per così dire, di riferimento. Il datum è il tipo di proiezione associati ad uno stato informativo presente in un sito, sistema informativo territoriale, devono essere correttamente definiti, altrimenti il software GIS aspetterà sempre dell'input. SIT è il complesso di uomini, strumenti e procedure spesso informali, che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono disponibili, validandoli, nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha necessità per svolgere una qualsivoglia attività. Chiudendo il cerchio, quindi, il GIS, e vi ripropongo la definizione, è un sistema informativo computerizzato che permette di acquisire, di registrare, di analizzare, di visualizzare e di restituire le informazioni derivanti dai dati geografici, quindi dati georeferenziati. Secondo la definizione Borrug 86, il GIS è composto da una serie di strumenti software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasferire e visualizzare dati spaziali nel mondo reale. Trattasi quindi di un sistema informatico, in grado, il sistema informatico credo l'abbiate visto lunedì scorso, trattasi quindi di un sistema informatico in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche. Il GIS è un ambiente software che permette l'elaborazione e la manipolazione dei dati geometrici georeferenziati che sono memorizzati in strutture dati di tipo DBMS. Quindi, se vogliamo, ho ripreso tutto quello che siamo detti finora e l'ho sintetizzato in un'unica slide. Che modello di dati adotta un software GIS? Un modello di dati può essere di tipo geometrico, un modello di dati può essere di tipo topologico, un modello di dati può essere di tipo informativo. Un modello dati di tipo geometrico, penso quindi a un dato che rappresenti un punto, una linea o un poligono. Un modello di dato topologico, per connessione, per adiacenza o per inclusione. Mentre invece un modello dato informativo sono dei dati numerici, un modello dati testuale, quindi associati ad un certo oggetto. Ancora, il modello dati che caratterizza il GIS appunto può essere quello geometrico. Il modello geometrico non fa altro che memorizzare la posizione del dato impiegando un sistema di proiezione reale che definisce la posizione geografica dell'oggetto. Il GIS appunto gestisce contemporaneamente i dati provenienti da diversi sistemi di proiezione di riferimento, ad esempio UTM o Gauss-Boaga. A differenza della cartografia su carta, però, la scala di un GIS è un parametro di qualità del dato e non di visualizzazione. Mi spiego meglio. Pensiamo ad esempio a un programma aperto davanti a noi e che noi vogliamo zoomare. Ecco, la scala può essere, per così dire, variabile. Il valore della scala esprime le cifre significative che devono essere considerate valide le coordinate di georiferimento. Quando un sistema informativo territoriale, un sito, può essere utilizzato via web, viene detto WebGIS, semplicemente. Che io farei la prima pausa, senza poi, se non ci sono problemi, va bene? Ok, ragazzi, allora avevamo concluso la prima parte. Anticipandovi appunto che vi è tutto un mondo di GIS e WebGIS nel quale vorremmo addentrarci, nel quale non vorremmo scendere molto nei dettagli, ma nel quale vorremmo, per così dire, dal quale vorremmo, per così dire, catturare le informazioni che più ci interessano.
Quali sono le informazioni che più ci interessano? Sicuramente la logica che muove questi software. La logica che muove questi software si basa su alcuni punti che vi espongo qui in slide. Ad esempio, nel momento in cui noi vorremmo interagire con un software GIS, o comunque un software che non fa altro che prendere mappe, sovrapporreci livelli, fare delle analisi e tutto, dobbiamo avere presente alcuni punti. Alcuni di questi punti sono ad esempio l'overlay topologico. Quindi si effettua una sovrapposizione fra gli elementi dei due temi per creare un nuovo tema, ad esempio per sovrapporre il tema dei confini di un parco con i confini dei comuni, per determinare appunto le superfici di competenza di ogni amministrazione o la percentuale dell'area comunale che è protetta o meno. Nel momento in cui interagisco quindi col software GIS potrei anche voler fare delle query. Se vi ricordate, vi ho detto che un software GIS potremmo benissimo assimilarlo a un RDBMS, dove per RDBMS intendiamo appunto un Database Management System di tipo relazionale. Vi anticipai che mi aspetto che il software GIS faccia molto di più, quindi oltre a una query su un database, mi aspetto che faccia anche delle query spaziali. Query spaziali che sono delle interrogazioni di basi di dati, appunto, a partire da criteri spaziali. Quindi criteri di vicinanza, criteri di inclusione, criteri di sovrapposizione. Vorremmo fare l'analisi della rete, che in gergo informatico viene spesso definito ormai con network analysis. Network analysis, che sono degli algoritmi che da una rete di elementi lineari, ad esempio una rete stradale, determinano i percorsi minimi tra due punti. Quindi nel momento in cui il nostro navigatore satellitare ci trova la distanza minima tra i due punti, non ha fatto altro che applicare, per così dire, la network analysis. La spatial analysis sono degli algoritmi che utilizzando modelli dati raster, se vi ricordate era uno dei tipi di modelli con i quali si lavorava, l'altro era il tipo di dati vettoriale, tipo di modelli dati raster, quindi la matrice, la griglia con i valori all'interno, si effettuavano delle analisi spaziali di varie tipologie, ad esempio l'analisi di visibilità. Mentre per quanto riguarda un'altra funzione di analisi, vi è un'analisi geostatistica, quindi algoritmi di analisi della correlazione spaziale di variabili georeferite. Tante altre funzioni mi serve che ricordiamo quantomeno le query che vengono fatte in un software GIS, le analisi spaziale e di rete. Ricapitolando, tale capacità, appunto, la possibilità di fare delle query spaziali o di analisi, la possibilità di fare della segmentazione, la possibilità di fare dell'overlay topologico, quindi sovrapporre, per così dire, un livello su un altro, sono tutte le funzionalità che un software GIS deve avere. Quello che le distingue, appunto, da qualsiasi altro sistema informatico è, appunto, poter fare poter applicare, per così dire, la nostra mappa, perché se vogliamo la mappa, come vi ho già detto, è la base di partenza per ogni output che il software GIS mi deve restituire, e quello, appunto, deve essere quello di spiegare eventi, pianificare strategie o progettare infrastrutture territoriali. Si può ad esempio localizzare qualsiasi oggetto presente sul terreno, oppure si può studiare l'evoluzione del paesaggio agricolo o ancora studiare i percorsi di fiumi attraverso il tempo. Di quali applicativi vi sto parlando? Quando dico software GIS, molti di voi verrà in mente l'ArcGIS, di cui il proprietario è Esri. Oppure nel corso avete visto anche il Quantum GIS. Esistono tanti altri software GIS, questi sono soltanto alcuni. Ad esempio, come funziona un software GIS in grandi linee? Ovviamente ogni software nell'informatica ha una sua, per così dire, una sua evoluzione. I software GIS sostanzialmente per così dire, sono dei veri e propri software informatici, sono dei veri e propri software informatici e prevedono come tutti di essere installati, di essere utilizzati, di avere degli input, di dare degli output e inoltre magari di prevedere delle particolari aree di aggiornamento o comunque di appoggiarsi su dei server che stanno, ad esempio per quanto riguarda Quantum GIS, mi aspetto che vi sia un server GIS appunto di Quantum che ci, per esempio, fornisca in tempo reale dei dati o comunque ci permetta di aggiornare ogni giovedì della settimana o comunque una volta al mese, due volte al mese, le logiche di elaborazione di questi dati. Prendiamo ad esempio Quantum GIS. Quantum GIS viene spesso abbreviato come QGIS, molti lo conoscono così. Questa è un'applicazione desktop. Che vuol dire applicazione desktop? Applicazione desktop vuol dire che è un'applicazione che io installo nel mio computer, quindi non è qualcosa che è online, non devo collegarmi a un sito web,
per avere restituite le logiche di business. Le logiche di business stanno nel nostro computer nel momento in cui procediamo all'installazione di Quantum GIS. Un'applicazione desktop GIS è open source. Che vuol dire è open source? Un'applicazione open source vuol dire che ha una, letteralmente, sorgente aperta. Sorgente aperta vuol dire che ci viene dato, oltre all'applicazione funzionante sul nostro computer, ci viene dato anche il software sorgente che è dietro quell'applicazione. Cioè noi potremmo voler modificare questo codice sorgente, potremmo modellare, potremmo massaggiare il codice affinché risponda come meglio vogliamo che reagisca ai nostri input. Cosa succede? Che Quantum GIS, essendo open source, non fornisce garanzie. Quindi per chi deve lavorare con il software GIS in questione e per chi deve dare garanzie a un certo committente, a un certo cliente, dovrà stare attento perché nel caso in cui succeda qualcosa, nel caso in cui ci fosse una catastrofe, nel caso in cui ci fosse catastrofe informatica, intendo, nel caso in cui ci fossero dei dati non attendibili in output, potrebbe essere soggetto, diciamo, potrebbe essere passibile di denunce. Passibile di denuncia vuol dire che essendo il Quantum GIS un software open source, non può rivalersi su nessun altro, quindi è responsabile di quello che lui fornisce al cliente, al committente, avendo utilizzato Quantum GIS. Esso comunque è mantenuto continuativamente da un attivo gruppo di sviluppatori volontari che mettono con regolarità aggiornamenti e correzioni. Al momento Quantum GIS ha un'interfaccia tradotta in 14 lingue. Perché vi ho fatto la digressione sull'open source? Così come esistono software open source, quindi software che vengono sia resi fruibili per l'installazione da parte di utenti, e sia viene rilasciato il suo codice sorgente, esistono delle applicazioni commerciali che forniscono maggiori garanzie, che sono sicuramente molto più onerosi in termini di denaro da poter acquistare, ma che permettono, per così dire, a chi li usa, a chi li utilizza, di non essere, per così dire, soggetto a catastrofi. Nel senso, nel momento in cui avviene qualcosa, noi ci possiamo sempre rivalere su chi ci ha fornito quel software. In questo caso non è possibile ciò, nel senso che noi, potendo avere il codice sorgente a disposizione, non potremo mai affermare che abbiamo utilizzato quello che ci è stato rilasciato, ma ovviamente chi ce l'ha rilasciato tenderà a dire che non abbiamo fatto delle modifiche a questo codice, in quanto noi potevamo farle. Quindi nessuno si prende la responsabilità di quello che noi produciamo in output, sostanzialmente. Quindi Quantum GIS è di facile utilizzo, è disponibile per piattaforme GNU Linux, Unix, Mac OS X e Windows. Gestisce nativamente sia dati vettoriali che dati raster di cui abbiamo parlato e fa delle connessioni a geodatabase. Geodatabase che sono appunto database che stanno online di tipo geografico. Questo è il sito di riferimento, credo l'abbiate già scaricato e visto. Facciamo una breve panoramica. Nel momento in cui si installa il Quantum GIS per iniziare a prendere, per così dire, confidenza con lo software, di solito è buona prassi per chi si avvicina appunto a qualcosina di nuovo prendere dei dati campione, in questo caso li troverete a questo indirizzo, poi ovviamente vi passerò le slide e questi sono tutti i link cliccabili, quindi che vi porteranno direttamente a questa pagina, e nel momento in cui prendiamo questi dati potremmo fare un'esercitazione tipica di Quantum GIS, che è quella di aggiungere un raster dei dati d'esempio, questo è il file che contiene il raster dei dati d'esempio. Potremmo voler aggiungere un vettore, questi sono i file dei vettori che stanno in quei dati di esempio, e potremmo aggiungere ad esempio una certa etichetta, in questo caso Lake Manchuma, che è tipica della zona geografica che i dati di esempio di Quantum GIS ci forniscono. Quindi aggiungendo appunto landcover.img si ha l'immagine di questa mappa. Inoltre si può sovrapporre a questa mappa questo file, il vettore dei laghi GML, ottenendo quindi su questa mappa questi 5, 6 laghi che stanno appunto sparsi sul territorio. Questo, diciamo, è l'idea che muove Quantum GIS, quindi sempre la mappa come primo strato, sovrapporre dei livelli e creare appunto delle informazioni che magari qualcuno vorrà vedere, vorrà analizzare, studiare, sintetizzare. La cartografia, abbiamo visto cos'è la cartografia, ovviamente essendo la cartografia una scienza, vi è anche chi manipola questa scienza, chi modella questa scienza e ne fa delle opere. Le opere cartografiche quindi prevedono il pagamento di royalties secondo le disposizioni degli oratori, quindi vi sono delle leggi appunto che tutelano queste opere cartografiche.
In Europa vi è della cartografia proprietaria e non è materiale utilizzabile per distribuzione open source. Quindi Quantum GIS non può prendere la cartografia che, per così dire, è soggetta a diritti d'autore, non può riprodurla all'interno del suo software, ma deve ricrearne una nuova, tipica di quel programma. Quindi esistono software, in particolare delle applet Java, in grado di acquisire una carta geografica in JPEG e fornire servizi di base di navigazione interattiva e il calcolo del percorso ottimale, ad esempio. Quindi che cosa facciamo? Creiamo un livello di astrazione con delle applet Java e non riproduciamo quella cartografia, ma comunque, per così dire, ne riproduciamo una nostra e la diamo ad esempio in input a software GIS. Fra i più completi rilevamenti del territorio italiano rientrano le carte della Marina Militare e del sito del portale cartografico nazionale. Negli Stati Uniti la cartografia nazionale non è coperta da diritti di autore e questo ha permesso a Google di ricreare delle mappe e di creare un certo programma che vedremo subito a breve, il Google Earth, che si basa appunto su queste mappe. E appunto, dicevo, non essendo la cartografia nazionale coperta da diritti di autore, allora Google non ha fatto altro che creare le mappe interattive di maps.google.com e di earth.google.com. Il servizio di Google però è soggetto a pagamento e l'utilizzo della carta oltre un certo livello di... Ovviamente che cosa succede? Che Google sì, fa vedere il territorio nazionale utilizzando delle mappe interattive nazionali, ma è stato posto il veto per quanto riguarda un certo livello di zoom, quindi fino a un certo livello, non riuscire, ovviamente lo potete fare tutti, nel momento in cui io faccio un certo livello di zoom si blocca lo zoom, non va oltre in quanto si entra nel territorio, diciamo, del diritto d'autore. Una cartografia gratuita si è potuta estendere quindi anche ad aree del territorio che non corrispondono a grandi agglomerati urbani o zone turistiche, posti per i quali pochi utenti utilizzerebbero il servizio di consultazione. Ok ragazzi, abbiamo parlato finora di GIS, di software GIS, di web GIS, del SIT, abbiamo parlato di un geoide, di un ellissoide, ci manca un pezzettino per iniziare a trattare con i software che vorrei oggi mostrarvi. Il pezzettino che ci manca è quello che, diciamo, permette a questo caso d'uso di compiersi. Cioè, vorrei fornire a una persona, a prescindere dal fatto che è fermo o in movimento, informazioni di estrema precisione sulla sua posizione, sulla velocità su un certo e sul tempo in quel posto, ovunque sulla Terra. Quindi facciamo, diciamo, un attimo uno schema mentale di tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo visto che ci sono dei software che lo fanno, abbiamo visto che ci sono anche i nostri devices, potrebbero, per così dire, geolocalizzarci, trovarci il punto più vicino in un altro punto, pianificarci un certo tratto. Ci manca però una particolare funzionalità che tutti i nostri dispositivi attualmente hanno, il GPS. L'idea quindi che è stata, per così dire, questo era il mandato iniziale. Il mandato iniziale era: facciamo questa funzione, vediamo come si può realizzare. Ci manca un pezzettino, il GPS. Quindi qual è l'idea che muove, per così dire, tutti i device moderni, tutti i software GIS moderni? Sfruttare i satelliti che orbitano intorno alla Terra e inviare al Sole informazioni accurate sulle posizioni dello spazio. I segnali verranno quindi agganciati e verranno utilizzati per calcolare la posizione della persona, l'attuale velocità di marcia, ad esempio l'ora del giorno in cui siamo, in base al punto in cui veniamo localizzati, il tempo che c'è in quel punto e via discorrendo. GPS è l'acronimo di Global Positioning System ed è stato sviluppato dal Ministero della Difesa americano che ne detiene tuttora il controllo. Le esigenze erano quelle di fornire appunto all'utente GPS, che era quell'utente che abbiamo visto nel caso d'uso, quindi una persona che voleva sapere dove si trovava e come arrivare ad un certo punto, l'utente GPS appunto voleva fornire informazioni di estrema precisione sulla sua posizione tridimensionale, sulla velocità e sul tempo, comunque sulla Terra e nei suoi pressi. Dai primi anni 80 il GPS, che era stato sviluppato dal Ministero della Difesa americano, viene reso disponibile gratuitamente a tutti coloro che possiedono un ricevitore GPS. Quindi che abbiamo capito? Si è preso un satellite, si è sfruttato il fatto che il satellite puntasse sempre verso la Terra e non si è fatto altro che decidere, per così dire, di catturare quel segnale, di incrociarlo con altri segnali che arrivano da altri satelliti, vediamo subito dopo come, e di ricreare il punto in cui ci troviamo e da lì poi stabilire tutta una serie di informazioni di cui l'utente potrebbe aver bisogno. Quindi ad oggi compagnie aeree, società di spedizioni, aziende di trasporto su strada e conducenti di tutto il mondo utilizzano il sistema GPS per seguire lo spostamento dei veicoli e individuare la strada più breve per raggiungere una destinazione specifica. Il GPS, sfogliando le pagine del web, ho trovato che il sistema Navstar GPS, Global Positioning System statunitense, è l'unico sistema satellitare globale di navigazione.
pienamente operativo, in grado di fornire un servizio di posizionamento geospaziale a copertura globale. Quindi cosa abbiamo capito? Che ad oggi noi stiamo utilizzando il servizio GPS Navstar, che è il servizio GPS del Ministero della Difesa americano. L'Unione Europea sta sviluppando un proprio sistema GPS denominato Galileo, che sarà operativo nel 2013. Quindi capisco che fino ad oggi ho utilizzato il Navstar GPS, l'Unione Europea ne sta sviluppando uno proprio che si chiama Galileo, che sarà operativo dal 2013. Lasciamo perdere questa parte. Continuando un po' a girare su internet, vediamo che il sistema di posizionamento Galileo, il sistema di navigazione, ed è stato sviluppato in Europa come controaltare del sistema GPS utilizzato dal Ministero della Difesa americano. Continuando a leggere, la sua entrata in servizio è prevista per la fine del 2014. Insomma, succo del discorso, io utilizzo ancora oggi il sistema del Ministero della Difesa americano, nonostante l'Europa aveva annunciato di dotarsi di un proprio servizio GPS. Quindi vi è una costellazione intorno alla Terra di circa 27 satelliti che ruotano tra loro. Come viene intercettato? Perché il segnale GPS che spara un satellite è estremamente preciso? Perché quel segnale, come vedremo, le orbite di questi satelliti sono disposte in modo che da qualsiasi punto della Terra siano sempre visibili almeno 4 dei 24 satelliti in movimento. Ricordiamo che vi sono 27 satelliti, 24 ruotano, 3 sono fermi. Perché 3 sono fermi? 3 verranno attivati, sono di riserva, e verranno attivati solo in caso di guasto di uno degli altri, oppure semplicemente per fare un backup. Pensiamo al backup dei dati, ad esempio, backup di qualsiasi tipo di informazione. Quindi che succede? Ogni satellite, di quei 24 che ruotano intorno alla Terra, invia un certo segnale elettromagnetico, quindi un fascio di microonde, che viene raccolto da qualsiasi ricevitore GPS idoneo, il TomTom della Garmin, un iPhone, ormai i devices comuni. Quindi chi ha un device di questo tipo raccoglie il segnale GPS che il satellite invia sulla Terra. Fatto questo, le orbite dei 24 satelliti rotanti sono, o meglio, la posizione nell'orbita dei 24 satelliti rotanti è stata calcolata in maniera tale che in un certo momento del giorno, della notte, 4 satelliti vedono un certo punto e che quindi 4 satelliti contemporaneamente mandano in quel punto un certo segnale. Abbiamo risolto il problema, perché succede che questo ricevitore capta il segnale di 4 satelliti, capisce di quale dei 4 satelliti si parla, sa che quei 4 satelliti vedono quella zona della Terra e quindi si capisce in quale zona della Terra questo device si trova. Il computer, infatti, integrato in questi device, utilizza i segnali per determinare la distanza esatta da ciascuno dei 4 satelliti e quindi per calcolare la posizione del ricevitore. Il ricevitore, ovviamente, chi è? È lui che viene posseduto, diciamo, da un utente, in base appunto alle distanze rilevate, con un margine di errore di pochi metri. Quindi ogni satellite GPS non fa altro che diffondere in modo continuativo un messaggio di navigazione, in questi sono dettagli tecnici, il messaggio avviene, la trasmissione avviene a 50 bit al secondo, una frequenza portante a microonde di 600 MHz, ma questi sono, per così dire, sono dettagli tecnici, non interessa. Quello che vorrei che rimanesse a noi è che il GPS, se vogliamo, è quel pezzettino che ci mancava per poter capire come un software GIS può funzionare, un software GIS anche a livello web, se vogliamo. Quindi il segnale GPS, quindi se vogliamo il pacchetto dati che parte dal satellite per essere intercettato dal nostro device, fornisce sia il tempo della settimana esatto in base all'orologio atomico presente all'interno del satellite, quindi il satellite che fa, oltre a sparare un certo segnale, mette nella coda del segnale il tempo atomico della settimana, nonché ovviamente il numero della settimana GPS, un report sullo stato di funzionamento del satellite stesso, in modo che quest'ultimo possa essere ignorato in caso di guasto. Quindi arriva un segnale, vi sono dei valori, per così dire, fuori range, si capisce subito che quel segnale è stato, che quel satellite è guasto, di non farci molto affidamento e quindi di riaggiornarsi, per così dire, da qui a breve. Ogni trasmissione dura 30 secondi e contiene 1500 bit di dati crittografati. In questi dati vi è la posizione di quel satellite, il tempo della settimana e via dicendo. Le trasmissioni sono sincronizzate in modo da iniziare esattamente in corrispondenza del minuto e del mezzo minuto, quindi capiamo che ogni 30 secondi avviene la comunicazione, in base all'orologio atomico del satellite. La prima parte del segnale GPS comunica al ricevitore la relazione tra l'orologio del satellite e l'orologio GPS. La successiva porzione di dati fornisce al ricevitore informazioni precise sull'orbita del satellite. Quindi, se vogliamo, questo GPS viene integrato all'interno del nostro software GIS. Se vogliamo, è un pezzo che è alla base del funzionamento del GIS e del Web GIS.
E se ci pensiamo un attimo, il GPS è utilizzato in da un'ampia varietà di utenti. Ad esempio, gli escursionisti, gli amanti della vita all'aperto si avvalgono dei ricevitori GPS per pianificarsi la propria rotta. Gli appassionati di giochi digitali possono utilizzare il GPS per prendere parte a gare di geocaching, quindi sulla base di dove si trovano. Una sorta quindi di caccia al tesoro dell'era digitale che sfrutta segnali GPS ad alta precisione per aiutare i giocatori a trovare oggetti nascosti. Oppure, se pensiamo un attimo al GPS, è anche, per così dire, in ambito medico ampiamente utilizzato, nei sistemi di antifurto sì, in servizi di emergenza e quindi per giungere sul luogo di un incidente e via dicendo. Quali le coordinate del GPS? Quali le coordinate del Global Positioning System? Torna ancora a bomba, per così dire, il nostro sistema UGS84, il World Geodetic System. Il World Geodetic System è un sistema di coordinate adottato dal GPS, che vuol dire UGS84, se ricordate, l'avevamo visto per la prima volta nel momento in cui parlavamo dell'ellissoide che approssima il geode terrestre. Erano tanti ellissoidi, l'ultimo, quello dell'84, era quello di riferimento mondiale. Essendo il GPS appunto uno strumento ormai adottato, comunque utilizzato a livello mondiale, esso si basa sul World Geodetic System. I punti sono individuati da tre coordinate cartesiane ortogonali, quindi x, y, z, che sono riferite all'origine di un certo sistema. L'origine del sistema è quello, l'origine scelto è il centro di massa, il baricentro terrestre. E ovviamente l'asse X, Y, Z hanno delle caratteristiche, ad esempio Z è parallela alla direzione del polo, X rappresenta l'intersezione del piano meridiano di riferimento del USG84 del piano equatoriale del polo terrestre, mentre invece il meridiano di riferimento è parallelo al meridiano zero. L'asse Y giace sul piano equatoriale ed è perpendicolare all'asse X, i valori delle coordinate crescono da sinistra verso destra. Se pensiamo alla rappresentazione OTM, appunto vi sarà che la coordinata più bassa è a sinistra, quella più alta a destra. Ok, e entriamo finalmente nel mondo web GIS. Quindi possiamo riassumere, per così dire, il mondo GIS come un mondo in cui vi sono delle mappe come primo livello, vi sono dei livelli da sovrapporci, vi sono delle query che possiamo realizzare per fare delle analisi, che siano esse analisi spaziali, analisi di rete, tutto quello, diciamo, che ne deriva da un software GIS. Iniziamo a migrare verso la parte, per così dire, più... sì, per così dire, quella più fruibile da parte di un utente, o comunque più, per così dire, sì, infatti, più quella parte fruibile, cioè la parte che noi utenti, che magari non siamo interessati, per così dire, a GIS, comunque ci imbattiamo quotidianamente. Pensiamo a una mappa di Google, noi non abbiamo la più pallida idea di cosa ci sia sotto, ma sappiamo che dobbiamo vedere una mappa con un certo percorso e via dicendo. I web GIS sono appunto sistemi informativi geografici, quindi si basano sempre sul GIS, e sono pubblicati sul web. È l'estensione al web, appunto, degli applicativi nati e sviluppati per gestire la cartografia numerica. Un progetto web GIS si distingue da un progetto GIS per le specifiche finalità di comunicazione e di condivisione delle informazioni con altri utenti. Vi faccio un esempio pratico. WhatsApp ha la possibilità di mandare a un utente, oltre a messaggi, foto, video, anche la posizione in cui ci troviamo. Ecco questo, se vogliamo, un servizio web GIS. Cioè quel fatto di mandare la posizione in cui ci troviamo non è altro che la perfetta interazione tra l'idea del GIS, prendere una mappa, tirarci su, per così dire, la strada statale, le strade urbane e via dicendo, utilizzare il GPS improprio del device, mettere un indicatore sulla posizione in cui ci troviamo, impacchettare tutto il dato e mandarlo a un altro utente che è collegato in rete. Questo, quindi, se vogliamo, un software GIS che utilizziamo tutti noi quotidianamente è proprio quello. Con i web GIS, le applicazioni GIS tradizionalmente sviluppate per utenze stand-alone, ovviamente utenze stand-alone vuol dire sono le utenze che installano sul proprio computer, quindi non tramite web, non usano il software tramite web, ma in locale, sul proprio computer, stand-alone. Quindi diciamo, con i web GIS, le applicazioni GIS tradizionalmente sviluppate per utenze stand-alone, quindi chi si installa il software sul computer, o in ambienti LAN è una rete all'interno di un certo edificio, possono essere implementate sul web server, quindi si inizia a, per così dire, a delineare un po' di architettura di rete o comunque architettura di sistemi che, se vogliamo, è quello che avete visto lunedì con l'ingegner Baira. Quindi vi è tutto un mondo, per così dire, su come pianificare una certa rete al fine appunto di utilizzare questi web GIS, dove vi nascono quindi problemi, ad esempio,
quanti server, di quanti server abbiamo bisogno per caricarci le informazioni spaziali, quanti per quanto riguarda le informazioni di rete, dove possiamo mettere tutti i dati relativi ad esempio alle informazioni di un certo luogo, come mandare al client le informazioni di quel luogo, come impacchettargliele e rendergliele fruibili, quale grafica utilizzare per visualizzare i dati di un certo luogo. Ecco, qui dietro il WebGIS ovviamente nasce tutto un mondo che piano piano cercheremo di scoprire insieme. Le applicazioni WebGIS sono utilizzabili attraverso i browser internet, talvolta con l'impiego di specifici plugin oppure per mezzo di software distinti come Google Earth. Altri esempi tipici di applicazioni GIS pubblicate in versione WebGIS sono i sistemi informativi territoriali, siti delle regioni e di diversi comuni. Vi è ad esempio il caso in cui, pure girando in rete, si trovano dei servizi WebGIS che un certo comune ha voluto pubblicarsi. Non lo so, ad esempio vi è nel Lazio, se non sbaglio, vi sono un paio di comuni che hanno pubblicato sul web delle mappe di alcuni posti con appunto dei livelli sovrapposti per consentire, per così dire, alla popolazione del Lazio appunto di vedere informazioni che diversamente non... o meglio, per avere accesso a informazioni a cui diversamente non avrebbero accesso. Quindi i comuni rendono accessibili ai cittadini informazioni di carattere ambientale, urbanistico, territoriale, che offrendo una navigazione su base cartografica delle stesse. Quali sono gli strumenti che vedremo insieme? Quali quelli più utilizzati? Beh, quelli più utilizzati sono sicuramente questi che vi mostro qua, quindi avremo il Google Earth Pro, che è una versione professionale del Google Earth. Google Earth è una versione, questa versione di Google Earth è una versione liberamente scaricabile, è un'applicazione standalone nel senso che si installa sul proprio computer ma che si collega costantemente alla rete per ricevere in tempo reale le mappe. E con Google Earth noi vedremo come utilizzare JGraph, Spreadsheet Mapper 3 e Google SketchUp. Nello specifico JGraph mi consente di fare della grafica 3D su una certa mappa. Spreadsheet Mapper mi consente di scegliere in base a latitudine e longitudine alcune località e renderizzarle con un certo puntatore sulla mia mappa. SketchUp, come vedremo, sarà tutto, ci impiegherà per così dire la maggior parte del nostro pomeriggio, ci permetterà di realizzare degli edifici 3D, delle costruzioni 3D e di metterle su una mappa che poi vedremo come diventerà una mappa pubblica per tutti. Poi vedremo un attimo Google Maps, che ovviamente tutti conoscerete, e poi vedremo le mappe di Bing. Quali sono quindi gli strumenti che Google ci offre? La prima slide, se ricordate, era sul confronto tra gli strumenti Google e gli strumenti Microsoft. Ok, addentriamoci. Lo strumento che Google ci offre per fare WebGIS, per fare analisi territoriale, per fare qualsiasi cosa volete voi, è Google Earth. Google Earth si presenta in due versioni, una versione professional, quindi una versione pro, che ci permette di lavorare con qualsiasi tipo di dato, una versione libera, vediamo quali sono le differenze sostanziali. Quindi supponiamo che noi disponiamo di dati del sistema informativo territoriale, è possibile importarli in Google Earth Pro e utilizzarli nelle visualizzazioni. Ovviamente in Google Earth Pro è possibile importare diversi tipi di dato. Se invece si utilizza la versione gratuita di Google Earth, si hanno a disposizione altri strumenti per la conversione di dati GIS in KML, strumenti ovviamente molto più limitati. Attenzione alle sigle perché alcune le conosciamo, alcune le vedremo in breve. GIS ovviamente abbiamo ampiamente capito di cosa si tratta, vedremo che cosa vuol dire KML da qui a breve. Affinché Google Earth Pro importi i dati e li collochi sulla Terra con esattezza, sulla Terra intendo sulla porzione di mappa che vogliamo visualizzare e zoomandoli indietro vediamo sempre di più il globo terrestre, i dati GIS devono essere definiti con il sistema di coordinate corretto. Ad esempio, i formati shapefile di Esri devono essere associati a un file di proiezione, PRG, o quelli di GeoTIFF a un file TIFFWorld. Breve overview, vi ho detto che Google Earth ci dà una versione a pagamento e una versione libera. La versione a pagamento viene sulle 321 euro, quindi si prende una licenza di Google Earth Pro, si inizia a utilizzare e si tirano fuori alcuni dati. Per chi invece si vuole avvicinare a questo mondo, per chi invece vuole comunque lavorare con Google Earth, vi è una versione gratis. Una versione gratis appunto, ma ripeto, una versione gratis che è limitata per così dire all'input. Cioè ad esempio non posso importare degli shapefile di fiumi o dei file di tipo GeoTIFF.
che sono sigle riconosciute a livello nazionale. Quindi come importare i dati in Google Earth? Vediamo se parte il video. Niente, non carica il video qua. Non so perché non mi carica il video. Va bene, ve lo racconto io. Quindi, vi stavo dicendo, è possibile importare dati GIS in Google Earth, quindi semplicemente prendendo un file di tipo shapefile e facendo importa il dato. È possibile aggiungere foto immagini, il livello di foto e immagini su Google Earth. Un attimo che... Google Earth. Ok, come facciamo ad aggiungere foto e immagini su Google Earth? Semplicemente, verso di qua, supponiamo di voler posizionarci sul Parco Nazionale. Ed è possibile appunto tramite un apposito link prendere un'immagine e sovrapporla proprio a livello, diciamo per così dire, più o meno come il Quantum GIS sostanzialmente. Cioè prendiamo un'immagine dalla rete, questo è un link pubblico, e prendendo l'immagine noi la sovrapponiamo sulla nostra mappa. Questa, ovviamente Google Earth ci permette di avere una vista 3D degli oggetti in cui stiamo navigando. Possiamo anche prendere appunto una foto che abbiamo memorizzato in locale, quindi non più un indirizzo pubblico, e vedere, ovviamente diminuendo o aumentando l'opacità, quello che c'è dietro. Fra un pochino sarà tutto più chiaro. Quindi il Grinnell Park, il Grinnell Peak, sostanzialmente è questo in foto per il web, posto sulla nostra mappa come livello, noi abbiamo per così dire la percezione di visualizzare quello, mentre invece Google Earth ci renderizza tutto il mondo. E questo è un video. Quindi, una funzione di Google Earth, quindi appunto vedere un livello sovrapposto. Annotare Google Earth, che vuol dire annotare? Vuol dire, per così dire, etichettare, creare un'etichetta dentro Google Earth. Quindi preso il nostro globo terrestre, noi memorizziamo un posto, in questo caso My Places, e aggiungiamo possiamo aggiungere un percorso, un poligono, un placemark. Quello che in Google Earth si chiama placemark, appunto, è un segnaposto. Il segnaposto appunto che ci permette di visualizzare una certa area e di tenere traccia di quell'area, quindi potremmo posizionare il segnaposto in base al posto che vorremmo visitare. Da quel momento in poi, facendo un doppio clic su questo livello, noi zoomiamo sul posto che vorremmo visitare. Ecco qua, questo è il segnaposto, sta lampeggiando. Quando è aperta questa finestra possiamo spostare il nostro segnaposto e possiamo metterlo con estrema precisione sul punto che vorremmo, per così dire, avere ogni volta disponibile, sin da subito, senza andare ovviamente ogni volta a ricercare tutti i nostri itinerari. Quindi abbiamo visto come aggiungere foto e immagini, nel caso precedente il picco, abbiamo visto come annotare Google Earth, vediamo come importare i dati GPS. Non so quanti di voi hanno a casa un TomTom. Un TomTom, come avete visto, altro non fa che ricevere in input da voi il posto in cui volete andare, sfruttare il GPS per capire il posto in cui vi trovate e in automatico vi disegna la rotta più breve o comunque la rotta più veloce in base ai parametri che voi richiedete. Questo TomTom ha un'uscita USB che permette di collegarlo ovviamente alla corrente elettrica per ricaricarlo o al computer per aggiornarsi
ovviamente si aggiornano anche, diciamo, con il segnale wireless o comunque con il proprio segnale GPS, e permette di collegarsi al computer e, così dire, e di interagire col computer semplicemente scambiandosi dei file. Una funzione che ci dà Google Earth sia nella versione Pro che nella versione Free è quella di importare i dati GPS all'interno appunto di Google Earth. Così facendo noi vediamo nello storico tutte le posizioni che quel TomTom, che quel device GPS ha attraversato in una certa data. Così facendo è possibile appunto, ok, GPS, importo i dati della Garmin, importate 42 dati, ecco qua. Questi sono tutti i posti che un certo utente ha attraversato, ad esempio, in una certa data. Scusate la velocità del video, sono dei video che trovate liberamente online, quindi vi faccio vedere un po' più, lentamente, magari. Perfetto. Quindi il mio device GPS in una certa data, carichiamo la slide, perfetto, in una certa data, ad esempio 2 febbraio del 2007 alle ore 12, si trova in questo punto. Oppure ancora, non lo so, il 26 gennaio 2007 in questo. Quindi, collegando appunto un ricevitore GPS dentro Google Earth, una delle funzioni abbastanza utili, se vogliamo, è quella di capire il percorso che ha fatto quell'utente che in quel momento aveva quel GPS con sé. Vi ho parlato prima di dati che vengono importati all'interno di Google Earth Pro e di Google Earth. Un tipo di dato molto utilizzato per l'interazione tra vari Google Earth, ricordiamo che Google Earth è un programma che si installa in locale, quindi non è, per così dire, oltre a un'interfaccia web, anche un'interfaccia locale. Che cosa vuol dire? Che se io ho un computer e mi installo un Google Earth, e magari qualcun altro di voi ha un'altra installazione di Google Earth, potremmo voler comunicare tra di noi passandoci dei file. I file che vengono utilizzati per la comunicazione tra un Google Earth e un altro, sostanzialmente è un file di tipo KML. Un KML, quindi un Keyhole Markup Language, è un linguaggio basato su XML, creato per gestire dati geospaziali in tre dimensioni nei programmi Google Earth e Google Maps. La parola Keyhole è un vecchio nome che viene dal software da cui deriva Google Earth. Il software fu prodotto infatti nel 2004 dalla Keyhole Incorporated, che fu acquisita poi da Google nel 2004. Keyhole infatti ricorda il nome di satelliti di ricognizione KH, il vecchio sistema di ricognizione militare statunitense. KML è diventato uno standard aperto internazionale riconosciuto da Open Geospatial Consortium nel 2008. Quindi che cosa abbiamo detto? Due Google Earth su due macchine diverse vogliono dialogare tra loro. O creiamo una rete ad hoc, oppure semplicemente prendo il file KML e lo passo all'altra installazione del Google Earth. KML è contenuto all'interno di KMZ. KMZ altro non è che un archivio di KML. Mi spiego meglio. Mentre KML è un formato di file che deriva dall'XML, quindi io mi aspetto che, essendo un XML, di tipo geografico, al suo interno contenga dei tag che sono di tipo geografico, ad esempio latitudine, longitudine. Chi conosce l'XML sa che all'interno di XML ci sono dei tag, c'è un tag radice, un tag figlio, un tag parent, un tag che è fratello, eccetera, e via dicendo. I nomi dei tag mi aspetto che siano qualcosa tipo latitudini, longitudini, zoom, che sono tutti parametri che devono essere passati al Google Earth. Quindi KML, Keyhole Markup Language, KMZ. KMZ, vi stavo dicendo, è un insieme di KML. Quindi, se vogliamo, KMZ è un semplice file KML, o anche numerosi KML messi tutti insieme. Quindi rappresenta sostanzialmente, se pensiamo all'equivalente di Windows, è un punto zip, cioè un file che raccoglie tanti altri file, raccoglie tanti altri KML. Come è fatto un KML? Un file XML, un file XML che ovviamente, essendo, dicevo, un file XML riferito a, a un dominio, se vogliamo, geografico, contiene al suo interno qualcosina che mi richiama alla georeferenziazione o comunque alla geografia. Quindi un file XML, se vogliamo, è un puntatore a un certo punto della nostra mappa di Google Earth. Infatti ci saranno dei tag che sono le coordinate. 14:37, queste indicano
coordinata A e coordinata B di un certo punto. E vi sarà la longitudine, la latitudine, l'altitudine, ovviamente quanto zoom devo fare in Google Earth per ottenere la vista che ho nel momento in cui ho salvato questo KML e via dicendo. Essendo un XML, deve sottostare alle regole dell'XML, quindi deve definire di che versione di XML si tratta, di che codifica, quindi chi prende questo file, quale interprete deve utilizzare per capire che file c'è dietro e via dicendo. Quindi ovviamente, ripeto, alcuni tag tipici del KML sono placemark, che è il tag padre di tutti gli altri figli. I figli sono nome, cari Monti, ad esempio, ho voluto memorizzare un segnaposto con questo nome. La descrizione, magari ho voluto mettere una descrizione in quel segnaposto, dove si trova il segnaposto, a quale longitudine, a quale latitudine, a quale altezza ho voluto memorizzare il mio segnaposto, qual è il range entro il quale mi voglio spostare, qual è il tilt e via dicendo. Addirittura. Ovviamente dentro i tag name ci metto quello che voglio, dentro i tag description ci metto quello che voglio, quello su quale non ho il dominio, quelli tag sui quali non riesco a, per così dire, mettere mano personalmente, sono sicuramente i tag latitudine, longitudine, altitudine e via dicendo. Quindi abbiamo capito che, magari una spiegazione un po' troppo laboriosa, ma è possibile editare i nostri file KML e creare i KMZ che sono appunto contenitori del KML. KMZ, che sono, se vogliamo, i file che si interscambiano le diverse installazioni di Google Earth. Ovviamente vi è la possibilità, essendo un file XML, di aprirlo in modalità blocco note e di aggiungerci qualsiasi pezzo di codice noi vogliamo, ovviamente attinente a quello che vogliamo, per così dire, comunicare a Google Earth. Quindi, sottostando le regole del Google Earth, noi potremmo, ad esempio, voler cambiare la descrizione, in questo caso. Io ho salvato il mio KML con una certa descrizione, vorrei cambiarla, posso entrare in modalità testo, quindi Notepad ad esempio, vedere questo contenuto di questo KML, cambio la descrizione e risalvo. Ho appena detto che in description name posso metterci qualsiasi cosa, non c'è problema. L'importante è non modificare più di tanto questi valori. O meglio, l'importante è non modificare, o comunque modificarli coscientemente, cioè sapendo bene quello di cui si tratta. Quindi cos'è una longitudine, cos'è una latitudine e via dicendo. Ok, supponiamo vorrei riproiettare questa mappa, che se non sbaglio è la spedizione dei 1000, sì, vorrei un evento storico, la spedizione dei 1000, voglio riproiettarla sulla mia installazione di Google Earth. Come posso fare? Allora, innanzitutto mi sono preoccupato di prendere la mappa come immagine ed importarla nel mio Google Earth, riducendo un po' l'opacità, e quindi vedrei la mappa, per così dire, il mio JPEG, il mio file BMP, quello che volete, lo vedrei stampigliato sulla mappa di Google Earth. Cosa ho fatto? Ho ridotto un pochino l'opacità e quindi vedo l'Italia così com'è e l'Italia così com'era nel libro di testo, quindi sull'originale della mappa. A questo punto ho creato dentro Google Earth una certa linea, una linea rossa appunto che riproduceva per così dire la spedizione di Garibaldi, che partendo, vabbè, tutta la storia, che, sbarca a Marsala, la guerra a Palermo e poi risale fino a Teano. E quindi per quanto riguarda la linea rossa abbiamo questa rappresentazione. Ho creato poi una serie di segnaposti, quindi i posti più importanti, Genova, Talamone, Marsala e via dicendo, fino alla risalita a Teano. Mi sono poi preoccupato di ricreare appunto, mi sono quindi preoccupato di metterci i segnaposti, ho creato la linea verde così come ho creato la linea rossa, così facendo, tolgo di mezzo la mappa perché non serve più, perfetto, e ho una rappresentazione del genere. Quindi la linea rossa, la linea verde e i segnaposti. Praticamente non ho fatto altro che sovrapporre la mappa, disegnare con degli strumenti di Google Earth le linee, i segnaposti e importare delle immaginette, ad esempio qui non si vede, peccato. Vi è uno scudetto con delle spade, ad esempio, che indica proprio la battaglia in quel punto. E quindi abbiamo riprodotto, vediamo se parte questo di video. Poi ve lo faccio vedere da fuori. Fatto questo,
Quindi ricreata la mia mappa in Google Earth, io ho dei livelli, la spedizione dei 1000 luoghi, via dicendo. Fatto questo, posso scegliere di, ecco qua i livelli che vi dicevo, vi sono i segnaposti, vi è il percorso dei 1000, completamente navigabile all'interno di Google Earth, vi è lo scudetto con le battaglie. Io posso salvare con nome, un attimo, fermati, perfetto. Posso salvare con nome tutta l'animazione o comunque tutti i livelli sovrapposti in un certo modo, li salvo con estensione KMZ. Così facendo ho un file che mi permette la comunicazione tra un Google Earth e un altro. E fatto ciò, non faccio altro che prendere il mio KMZ, metterlo nella cartella public di Dropbox. Non so quanti di voi utilizzano Dropbox. Uno. Perfetto. La cartella public. Come funziona? Ok, ve lo spiego io brevemente. Perfetto. La cartella public di Dropbox permette a un altro utente che non utilizza Dropbox di vedere delle cose che voi pubblicate lì dentro. Mi spiego meglio. Dropbox mi permette di condividere delle cartelle con un altro utente semplicemente inserendo la sua mail all'interno di una certa casella di testo. L'utente destinatario di quella mail riceve una mail in cui dice: c'è questo utente che vorrebbe condividere una cartella con te, accetti sì o no? Nel momento in cui si accetta, si crea la stessa cartella, la stessa istanza di quella cartella su due computer diversi, il mio che ha invitato l'utente e chi ha accettato il mio invito. La cartella public permette di prendere i file che stanno in questa cartella senza che l'altro utente abbia Dropbox, semplicemente passandogli un link. Vi faccio vedere meglio. In questo caso, vediamo se ho già copiato il link, ma penso di no. Ecco qua. In questo caso c'è una voce che è questa, che mi permette di estrarre, avendo io messo il file in questa cartella public, il link di questo file, il link che è un link pubblico, nel senso, se io passo un link a chi non ha Dropbox, quell'utente basta semplicemente che clicchi il link e che in automatico parte il download di uno di questi contenuti. Quindi, che succede? Che quel contenuto, da quel momento in poi, è pubblico, cioè in un percorso, in qualche posto, vediamo subito dove. Ecco qua, se io faccio un'incolla qui dentro, magicamente c'ho il link che il Dropbox mi ha generato. Ok? Se volete ripeto un attimo, non c'è problema. Così capiamo bene perché passare da una parte all'altra. Allora, ragazzi, ho creato il contenuto, ho creato le linee, i segnaposti, ho messo i scudetti dove ci sono le battaglie e via dicendo. Ho creato tanti livelli che vedrete qui sulla vostra sinistra. Salvo il file come KMZ e lo metto direttamente nel percorso public di Dropbox, che è una cartella che nel momento in cui installate Dropbox compare da sola. Ok, fatto questo, nella cartella public c'ho il file, che è questo. Supponiamo che io volessi darlo a uno di voi, volessi permettere a uno di voi di scaricare questo file. Ve lo posso fare passando, ad esempio, su Skype, su WhatsApp, dove volete, il link pubblico. Il link pubblico che ottengo semplicemente facendo un tasto destro, copio il link, quindi l'ho messo negli appunti di sistema, e nel momento in cui vado a fare un'incolla in quella posizione, ecco che compare il link pubblico. Lì ho fatto un'incolla, se vogliamo, un Ctrl V da tastiera. Fatto questo, ho pubblico il mio KMZ, che se ricordate era 1000 per Google Maps.KMZ. Che succede? Che nel momento in cui io incollo, ovviamente sì, ok, posso il Ctrl V, qui faccio direttamente incolla, va bene, è la stessa cosa. Io non ho fatto altro che riprodurre lo stesso percorso, non più in Google Earth, ma sul Google Maps, che tutti voi conoscete e a cui tutti voi potete accedere. Quindi ho creato un KMZ per lo scambio pubblico tra un server, un altro web server, in un caso il caso del il web server del Google Earth, nell'altro caso il web server del Google Maps. Se io do questo link a voi e voi lo incollate qui per cercare un posto e ci fate una ricerca, vi verrà fuori questa animazione qua.
alcune funzionalità di Google Earth. Quindi ho realizzato qualcosina da me, ho preso una mappa, l'ho messa sopra la mia, sopra la rappresentazione che Google Earth ci fornisce del globo terrestre, ho diminuito l'opacità, ho creato delle linee, dei segnaposti, ho tolto di mezzo la mappa, ho renderizzato per così dire la mappa della spedizione dei 1000. Altre funzioni di Google Earth potrebbero essere un tour guidato. Google Earth ci permette, ad esempio, ve lo faccio vedere, vediamo se c'ho i link da qualche parte, no, tour guidati, questa parte, no, va bene, fidatevi di me, si trovano in rete. Possibile ad esempio fare un tour del Rio Negro. Cos'è un tour guidato di Google Earth? Un tour guidato è una navigazione che un utente sceglie di realizzare e di condividere con altri utenti. Cioè, questo tour del Rio Negro ad esempio, in questo caso ho scelto questo, ce ne sono 1000 altri, è la vista, praticamente è la vista che un utente ha di una certa parte del globo, in questo caso del Rio Negro. Essendo il Rio Negro un'estensione, noi possiamo scegliere di posizionarsi a un certo punto della mappa in Google Earth, e lanciare la registrazione e spostarci come meglio crediamo all'interno di questo globo, all'interno di questa mappa, seguendo ad esempio appunto il fiume. Arrivati alla fine di questo fiume noi possiamo stoppare la registrazione e da quel momento in poi noi abbiamo, per così dire, un tour guidato del Rio Negro. Ovviamente da chi viene realizzato questo tour guidato, non da un semplice utente come me, ma da qualcuno che conosce, per così dire, le caratteristiche di quel posto e che vuole mettere in risalto magari alcune peculiarità che quel posto offre. Oppure possiamo ritrovarci in rete il tour delle cattedrali del mondo, quindi vedremo dentro Google Earth, semplicemente avviando il file KMZ, tour delle cattedrali del mondo, vedremo una serie di spostamenti che verrà fatti all'interno del globo terrestre e in cui verranno visualizzate appunto queste cattedrali. Inoltre è possibile, sempre nell'area dei tour guidati, vedere una timeline della città di Londra. La timeline della città di Londra, ad esempio, è una timeline, se pensiamo proprio a una linea del tempo, in cui si va da una certa epoca storica, se non sbaglio dagli anni 40, fino ad oggi, e con un semplice play noi vediamo sulla mappa di Google Earth crescere edifici dentro appunto la città di Londra. Quindi venire fuori palazzi, spuntare edifici e via dicendo. Un'altra funzionalità di Google Earth, oltre quindi quella tour guidati, a quella di sovrapporre overlay, a quella di realizzare animazioni in proprio, può essere quella delle immagini storiche. Se noi cerchiamo Berlino o Pechino, noi possiamo vedere tramite Google Earth appunto la storia di Berlino e Pechino, o meglio, a Berlino ad esempio iniziamo a vedere come sorge lo stadio o altre così dire, caratteristiche di quel posto. Oppure il rendering 3D. Cosa vuol dire rendering 3D? Quindi renderizzare in 3D, ricreare in 3D quello che noi abbiamo realizzato in proprio. Mi spiego meglio, noi nel pomeriggio ci divertiremo con Google SketchUp a realizzare delle costruzioni in 3D. Queste costruzioni in 3D poi verranno pubblicate su Google Earth. Google Earth quindi da quel momento in poi ci permetterà ad esempio di vedere quello che gli edifici che noi abbiamo realizzato in 3D all'interno di una mappa. Ad esempio, ad oggi, se andiamo su rendering 3D di Google Earth, vedremo che c'è il Duomo di Lecce, oppure il Colosseo a Roma, tutto ricostruito in 3D. Come nasce quel Colosseo? Praticamente c'è un designer, di cui non ricordo il nome, che... C'è un designer che tramite SketchUp ha realizzato il Colosseo in 3D e l'ha pubblicato su Google Earth. La commissione giudicatrice di Google non ha fatto altro che esaminare questo modello, assicurarsi che sia quanto più conforme a quello reale e quindi l'ha pubblicato su Google Earth. Quindi da quel momento in poi il Colosseo di Roma è diventato di pubblico accesso. Un'altra funzione è la gestione dei layer informativi, quindi mappa e sovrapporre dei layer che noi possiamo utilizzare. Ad esempio vi mostrerò poi l'Acropoli di Atene e la Puglia, in questo caso con delle cartine appunto realizzate da un tipografo. Video non parte, vediamo se ce l'ho. Vi faccio vedere subito un esempio di quello che intendevo prima con ricostruzione 3D. Ok, credo sia questo. Ok, allora ho cliccato sul link Basilica di San Marco Venezia, ho un link qua e segui la simulazione. Ho scaricato un file di tipo
usate la vista KMZ. Semplicemente cliccando qui parte l'animazione su Venezia, dentro Google Earth, della Basilica di San Marco. Quindi tutti gli edifici in 3D, posizionati ovviamente sul posto in cui si trovano. Ripeto, vi è una commissione giudicatrice di Google che nel momento in cui disegniamo un edificio 3D ci validerà appunto la nostra realizzazione. Fatto questo, noi possiamo navigare dentro Venezia con tutti gli edifici 3D messi al posto giusto. Quindi dentro Google Earth si sono, per così dire, realizzati dei livelli che sono, se vogliamo, l'edificio in 3D. Ok. Altri servizi WebGIS, altri servizi online, abbiamo parlato di Google Earth Pro, i file per cui ci si scambia le informazioni sono i KML. Vi sono delle utility che fungono per così dire alcune da supporto ai nostri Google Earth e Google Earth Pro, altre cercando di essere per così dire utility indipendenti. Ad esempio, OGR2Guy è un'utility gratuita per la conversione di numerosi formati, tra cui file shapefile in formato KML. Se ricordate, Google Earth Pro lavorava con i shapefile, Google Earth versione gratuita no. Come si ovvia a tutto questo? Si prende il shapefile, viene dato in input a questo programma che restituisce un KML. Da questo momento in poi anche i shapefile che sono per così dire propri della versione a pagamento di Google possono essere fruibili tramite il formato KML. E un'altra utility, Shape to KML, appunto, che è la stessa identica cosa di questa, cioè prende un shapefile e lo converte in formato KML. Quindi chi non vuole, chi non ha voglia di comprarsi, chi non ha interesse a comprarsi la Pro, ma vuole usare lo shapefile, può utilizzare queste due utility per la conversione in formato KML. Se ricordate, il KML, K-All Markup Language, era il formato con cui Google Earth si comunicava con un altro Google Earth. Map Window GIS, dotato anch'esso di Shape to Earth, quindi strumento di conversione da dati GIS in formato KML. Quindi chiunque di voi, ripeto, vuole utilizzare uno shapefile può convertirlo tramite questo utility. ArcGIS, qualcuno di voi lo conosce, lo usa presso il proprio comune. Esri ArcGIS dispone di strumenti in Arc Toolbox, Conversion Tools, to KML, per la conversione di dati GIS vettoriali e raster in formato KML. Se ricordate, i dati vettoriali rappresentavano poligoni, rappresentavano fiumi, quindi si sceglieva una certa forma per rappresentare un certo oggetto di interesse. I dati raster sono le matrici, vengono rappresentati anch'essi in formato KML. Arc2Earth, quindi chi lavora con i dati di ArcGIS può convertirli in dati per Google Earth e importarli al suo interno. L'ultimo strumento, MapInfo Professional, che ha appunto dei link di utility per Google Earth. Ok. Altro strumento WebGIS importante, GGraph. GGraph è un motorino. Sì, è un motorino che permette di generare grafici per Google Earth. Nello specifico permette di rappresentare dati già in estensione KML o di utilizzare sorgenti informative da altre sorgenti. Supponiamo di avere ad esempio un file Excel in cui noi abbiamo una città, o meglio, un oggetto di una certa città, quindi supponiamo sempre il Colosseo di Roma, e in cui abbiamo latitudine e longitudine. Noi possiamo avere un file appunto XLS, quindi un file di Excel, che contiene tutti i nomi, tutte le latitudini e tutte le longitudini. Questo è una sorgente informativa da altre sorgenti. Quindi o abbiamo già dei file KML da importare dentro GGraph, oppure importiamo delle sorgenti informative che possono essere appunto i file Excel. Il file generato da GGraph, quindi l'output di GGraph nel momento dopo aver elaborato, per così dire, le nostre sorgenti informative, è importabile in Google Earth. Che vuol dire? Che Google Earth, abbiamo detto, accetta in input file di tipo KML o al più KMZ, che sono appunto agglomerati di KML. Si può scegliere, ovviamente vedremo subito se nella prossima slide. Perfetto. In questa slide, ad esempio, questo è il GGraph. Questo GGraph ha preso in input una certa sorgente informativa. Ad esempio, vediamo se è visibile qua. No, non è visibile.
Vabbè, queste sono alcune città, queste latitudine e longitudine, ad esempio, del centro della città. Qui altri valori. I valori, ad esempio, sono quelli scelti nel file Excel che possono rappresentare, ad esempio, non lo so, gli abitanti. Quindi questo comune ha 65 abitanti, credo sia, questo ne ha 75 e via dicendo. Quindi ho preso in input un file di Excel. Se ricordate, ggraph accetta in input sorgenti informative d'altra parte. Quindi ho il KML di Google Earth o un input da un file Excel. Qui posso scegliere come rappresentare questi dati su Google Earth. Quindi ho una serie di, per così dire, parametri grafici. Posso dire se la sorgente dei dati è, ad esempio, l'altezza, cioè posso dire se vi è un'altezza da scegliere, quindi in concordia un valore, il colore se deve essere appunto, in base al valore più alto, vi è un colore più forte, un colore meno forte, e via dicendo. In questo caso ho tirato fuori, per così dire, un file che è importato dentro Google Earth e mi fa vedere dei grafici. In questo caso supponiamo di voler rappresentare la media annuale delle precipitazioni in centimetri. Quindi in base alla precipitazione più bassa un certo colore, man mano che la precipitazione annuale aumenta, la media, avrò un colore, in questo caso verde. Quindi ggraph mi ha permesso, per così dire, di realizzare, dando in input un file Excel, con dei valori, questo output qua. Oppure ancora ci possiamo divertire, ci mettiamo nel Salento il numero degli abitanti per comune. Quindi avremo Lecce che ovviamente è un valore molto più alto rispetto a tutti gli altri e poi a decrescere credo sia Maglie, Gallipoli e via dicendo. DL Dropbox User Content.com era quel link che vi dicevo della cartella public. Se copiate e incollate questo link nel vostro browser, in automatico partirà un download. Partirà il tutorial di ggraph, se copiate questo link. Partirà il download del setup di ggraph che potete comunque trovare in rete. L'ho messo eventualmente a pomeriggio, vogliamo divertirci a fare qualche grafico di quel tipo. In più ho messo un file, una sorgente informativa che è di tipo XLSX, che è l'estensione dell'Excel dal 2010 in poi, dal 2007 in poi, scusate, e poi vi ho messo il Salento numero residenti.kml, che è per così dire un'altra sorgente informativa, ma che è comunque per così dire già pronta per essere elaborata in ggraph in maniera abbastanza spedita, tra virgolette. Possiamo fare una pausa, Mirko? Pausa. Ok, ragazzi, pausa. Quando vuoi, Mirko. Perfetto, grazie. Ok, ragazzi, allora iniziamo a risintetizzare di nuovo il tutto. Vi avevo anticipato che avremmo visto Google Earth Pro, abbiamo capito da dove si scarica, come si utilizza e cosa ci permetterà di fare, sia la versione Pro che la versione free, la versione non a pagamento. Fatto ciò, abbiamo visto che dentro Google Earth noi possiamo utilizzare altro software, software che ci permette di fare delle rappresentazioni in 3D, software che ci permette di tirare fuori i grafici. Continuiamo la nostra escalation fino ad arrivare alle mappe di Bing. Quindi sostanzialmente adesso passeremo a vedere cosa ci permetterà di fare lo spreadsheet mapper in versione 3. Comunque, ripetiamo, Google Earth Pro è una versione a pagamento, ci fa lavorare con diversi tipi di dati, anche dati provenienti da Quantum GIS. Lavora con i dati appunto del Quantum GIS, con i dati di tipo shapefile di Esri e con i dati di tipo GeoTIFF che rispondono all'estensione TFV. Google Earth Pro si acquista la licenza, non si acquista il software, si acquista una licenza di utilizzo e attualmente navigando sul web mi sono ritrovato di fronte alla cifra di 321 euro a licenza. Per chi volesse evitare questo costo e iniziare comunque a utilizzare Google Earth ed apprezzarne tutte le funzionalità, va per così dire ad utilizzare il Google Earth versione free. Google Earth, come comunica un Google Earth, o meglio un'istanza di Google Earth installata su un certo PC con un'altra istanza collegata su un altro, con i file KML. KML che se vogliamo derivano appunto dall'XML.
Infatti hanno una struttura che risponde in tutto e per tutto a un file XML, ma con appositi tag, un tag placemark che è il padre di tutti gli altri, ovviamente document è il tag radice. Tag radice document, tag placemark e poi tutti gli altri che sono i figli che rispondono a dei nomi, ad esempio un tag name in cui ci posso mettere quello che voglio, o lo scrivo dentro Google Earth e si memorizza sul file KML che poi esporterò, o lo scrivo su un blocco note e poi, per così dire, posso estendere o meno la dicitura. Lo stesso per quanto riguarda il tag description, qua ci posso mettere una certa descrizione liberamente, come posso dire, una descrizione che non ha vincoli di struttura. Per quanto riguarda tutti gli altri bisogna essere coscienti di quello che si fa, nel senso che bisogna manovrare i dati di longitudine, latitudine, altitudine e via dicendo, essendo coscienziosi di quello che si sta facendo. E ovviamente può succedere che se carico un KML con questi valori sballati, sono in questo posto, con questa iscrizione, ma il Google Earth mi porta su tutt'altro posto. Abbiamo visto che risponde in tutto e per tutto un XML quel KML, abbiamo capito che il KMZ è un agglomerato di KML. Vi ho fatto vedere in breve come si utilizza Google Earth, quindi come potrei, per così dire, riprodurre la mappa della spedizione dei 1000 su Google Earth, quindi utilizzare cartografia che, se vogliamo, è quella dei libri di storia e metterla su uno strumento altamente tecnologico, altamente interattivo come Google Earth. Quale può essere, ad esempio, il vantaggio di mettere questa mappa qui sopra? Un vantaggio che ne parlavo poco fa con un vostro collega è, ad esempio, quello di incentivare un ragazzo di scuole medie, di scuole superiori, anche di scuole elementari a sto punto, di dare a questo ragazzo, a questo studente, una nuova visione della spedizione dei 1000. Immaginiamo, ad esempio, di voler assegnare per casa come compito quello di utilizzare Google Earth e mettere una mappa storica su Google Earth. Cosa succede? Succede che il ragazzo ovviamente è costretto, per così dire, a ritrovarsi più volte con questa mappa davanti, inizia a disegnare le linee, inizia a capire che si parte da Genova, si sbarca a Talamone, Marsala e via dicendo, e inizia a capire, o meglio a memorizzare quello che è il percorso dei 1000, quello a memorizzare il percorso del Re Vittorio Emanuele, insomma tanti espedienti che, per così dire, incentivano l'apprendimento e che fanno sì appunto che uno studente di scuole medie e di scuole superiori abbia ben presente quello che è successo in questo, ad esempio, particolare evento storico. Quindi, se vogliamo, è anche uno strumento fortemente che rappresenta l'apprendimento fortemente tecnologico a questo punto. Abbiamo visto l'animazione per quanto riguarda l'esportazione di questo file KML con alcuni livelli che abbiamo realizzato appositamente, non più da uno strumento standalone, quindi standalone, ripetiamo, uno strumento installato in locale su questa macchina, quindi la migrazione tra questo strumento standalone e quello che rappresenta ad oggi Google Map, che se vogliamo è uno strumento completamente fruibile dal web, non c'è alcuna parte standalone, non va installato nessun plugin sul computer di chi visualizza le mappe. Vi ho esposto, vi ho fatto vedere qualcosina riguardo alla Basilica di San Marco, quindi vi ho fatto vedere come si renderizza un monumento in 3D e come si renderizzano tutta un quartiere in 3D di Venezia. Venezia, se non sbaglio, è uno dei tre o dei quattro, delle quattro città italiane completamente ricostruite in 3D su Google Earth attualmente. Vi ho anticipato cosa succede. Succede che un designer prende un edificio, inizia a farci delle foto, magari da più angolazioni, in più momenti della giornata, torna a casa, si apre il programmino che vedremo a pomeriggio che si chiama Google SketchUp, inizia a disegnare geometricamente la forma di questo edificio e vi applica, per così dire, delle texture che non sono altro che le foto che lui ha fatto. Succede quindi che abbiamo una certa modellazione di un certo edificio completamente grezzo. Una volta che ci applico le texture a questo edificio, io ho ricreato una costruzione 3D di quell'edificio. Posso quindi scegliere se tenermelo sul mio Google Earth e quindi dire ok, ho fatto un edificio abbastanza carino, me lo tengo lì, oppure se voglio sottoporlo a una commissione giudicatrice incaricata da Google affinché quel modellino venga preso in esame, venga magari analizzato, venga validato e venga pubblicato sul Google Earth pubblico, in maniera tale che se io ad esempio, come è successo, entro a Venezia e mi ritrovo la Basilica di San Marco, beh, quella Basilica di San Marco è stata valutata e validata da una certa commissione. Se io clicco, mi dispiace non farvi vedere l'interazione in tempo reale, fidatevi, se io clicco sulla Basilica di San Marco, io otterrò tutte le informazioni di quell'oggetto 3D, da chi è stato fatto, quando è stato fatto,
e magari qualche commento di dell'autore. Perfetto. Abbiamo parlato delle immagini storiche, vi è una timeline, ad esempio, se ci posizioniamo su Berlino, che ci mostra come Berlino si è evoluto nel tempo, come Pechino si è evoluto nel tempo e via discorrendo. Mi sembra anche Roma, dei quartieri che nel 1945 la foto compare bianco e nero, ad esempio, e mano a mano si vedono delle strutture che vanno via via prendendo piede dentro Roma. Abbiamo visto la Basilica di San Marco, abbiamo capito che ci sono dei servizi WebGIS che ci permettono di bypassare il problema, tra virgolette, delle 321 euro di cui non tutti dispongono per utilizzare Google Earth Pro e di scaricare il Google Earth versione gratuita e di convertire i file, i shapefile e via dicendo, in formati KML, che sono i file con cui Google Earth comunica sia col web sul server, sia con altri Google Earth installati su altre macchine, in maniera tale appunto da condividere magari a tutti noi che partecipiamo a un certo corso, un certo KML, che magari non voglio rendere pubblico, ma che voglio far vedere soltanto a voi. JGraph, ricordiamo che JGraph, se vogliamo, è una branchia, è un'estensione di quel Google Earth, perché mi permette di lavorare con dei dati diciamo, con lo scopo di portarli dentro Google Earth. Ad esempio, le barre, se ricordate, abbiamo visto delle barre che rappresentavano la precipitazione medianua di una certa area dell'America, oppure vi ho fatto vedere anche le barre che rappresentano il numero di residenti in un certo comune. Scusate, in una certa area, diciamo, della Puglia, nel nostro caso nel Salento. Per fare questo, appunto, se ricordate, JGraph permette di importare una certa sorgente informativa, di elaborare quello che vogliamo vedere graficamente, quindi se delle barre colorate, se dei poligoni, se dei cilindri, e di tirar fuori, per così dire, un qualcosa di questo tipo. Quindi una certa parte del globo renderizzata in Google Earth e dei dati che sono arrivati grazie a JGraph, che vengono passati, per così dire, come parametro a Google Earth. Ripeto, in questo caso, che cosa ho fatto? Ho creato un file Excel in cui ci ho messo tutti i comuni, Acquarica, so, San Cassiano, Montesano, Tricase e via dicendo, ho messo il numero di abitanti, ho dovuto dichiarare in questo file Excel, che ovviamente vedrete a questo indirizzo, anche le coordinate di latitudine e longitudine di quel comune, in maniera tale appunto da poter posizionarmi, grazie a quella coordinata, poter posizionare al centro il mio cilindro e in base al numero di abitanti il cilindro era abbastanza alto o abbastanza basso. In questo caso Lecce purtroppo mi portava un cilindro nero che usciva per così dire dalla media di questi valori e che veniva renderizzato appunto con quel colore. Ok, poi nel pomeriggio proveremo, per così dire, a visualizzare questi grafici e vi farò vedere in tempo reale come si navigano queste informazioni. Cosa succede? Potremmo, ad esempio, voler raggiungere un livello che indica il nome di questi paesi, anche per avere un impatto grafico. Ovviamente l'impatto grafico ne risentirà, nel senso che vedrò un sacco di nomi accatastati e la grafica, appunto, non sarà la perfetta. Però comunque so che questo paese sarà un certo paese, questo e via dicendo. Ok, il materiale ve l'ho messo tutto su questi link pubblici, poi magari quando prenderete le slide basterà cliccare in questo punto e si scaricherà sul computer tutto quello che avete selezionato. Ok, siamo quindi arrivati a vedere cos'è Spreadsheet Mapper 3. Spreadsheet Mapper 3 è un'esercitazione che vorrei fare magari nel pomeriggio con voi e che mi permette di aggiungere dei segnaposto, che Google Earth definisce come placemark, che sono i puntatorini gialli che compaiono quando volete aggiungere una località di interesse. Quindi come realizzare i segnaposto in Google Earth e Google Maps? Che vuol dire in Google Earth e Google Maps? Come quello che abbiamo fatto prima, creiamo qualcosa in Google Earth, prendiamo l'indirizzo pubblico in cui quel link è stato pubblicato e semplicemente lo importeremo in Google Maps. Quindi Google in questi ultimi anni si è affacciata sul mercato dell'interattività, proponendo sì questi strumenti che vanno dalle ricerche di mappe e via dicendo, ma anche con strumenti di tipo collaborativo. Non so chi di voi ha mai visto il Google Drive. Nel Google Drive, che simula per così dire la Dropbox, possiamo mettere dei documenti che io voglio modificare, che voglio realizzare in maniera collaborativa. Che vuol dire? Io sono un utente di Word. Quindi apro un'istanza di Word sul mio computer e inizio a scrivere un documento. Supponiamo che volessi condividere questo documento con qualcuno di voi, che
Che faccio? Prendo il documento, salvo il file, .doc, .docx, fate voi, e lo mando, non lo so, a? A Marianna. Lo mando a Marianna. Che succede? Che Marianna riprende il documento, lo apre e ci fa una modifica. Me lo rimanda. Io riprendo il documento, lo apro, ricomincio a modificarlo, dico ok, questa modifica piacerà o meno a Marianna e via dicendo. Intanto magari Marianna a casa sua ha fatto un'altra modifica, quindi sono create due versioni dello stesso documento. Succede quindi che nel momento in cui andiamo a scambiarci i nuovi documenti non ci ritroviamo, perché lei magari ha cambiato qualcosa a pagina 4, io ho cambiato qualcosa a pagina 2. E questo nel piccolo, supponiamo quando abbiamo documenti di 1000 pagine, qualcuno fa modifiche di 100-200 pagine, non ci ritroveremo mai più. Allora Google ha tirato fuori, per così dire, un modo collaborativo di fare delle modifiche a un documento. Sostanzialmente ci permette di, dentro il browser web, di aprire a una certa pagina una certa istanza di Word, in maniera tale che io e Marianna contemporaneamente vediamo lo stesso documento e io vedo se Marianna in tempo reale sta cambiando qualcosa, in maniera tale o da magari correggere lei o comunque da lavorare su un'altra sezione del documento. Finito tutto questo processo, noi abbiamo modificato un documento in maniera collaborativa. Lo stesso succede qua, Spreadsheet Mapper è l'equivalente di quanto ho detto io del Word per quanto riguarda l'Excel. Cioè lo stesso documento lo aprono due persone diverse in due posti del mondo completamente diversi, io vedo cosa fa la persona che sta in America e vedo cosa sto facendo io, magari alle 2 o alle 3 di notte, perché lì in America magari è giorno, e quindi possiamo lavorare insieme e vedere, per così dire, le modifiche che fa uno e le modifiche che fa l'altro. Così facendo miglioriamo il documento, finiamo prima, perché evitiamo tutti quei tempi di attesa per quanto riguarda l'invio del documento a Marianna, Marianna lo deve rinviare a me, poi io l'email non l'ho vista, mi chiama Marianna, ha visto l'email, sì un attimo va, cioè abbiamo perso un sacco di tempo inutilmente. Così facendo acceleriamo l'uscita del documento e la pubblicazione dello stesso e magari miglioriamo anche la qualità del documento, perché se io vedo che in tempo reale Marianna ha scritto qualcosa che non va e nel rileggere il documento io me la perdo quella cosa perché ho riletto già 99 pagine, così facendo si migliora il tutto. Ecco quindi che Google offre la possibilità di modificare in modo collaborativo i file. Spreadsheet Mapper è l'equivalente del Word, quindi abbiamo un file Excel se vogliamo davanti e possiamo, per così dire, creare in questo file Excel famoso, quindi Spreadsheet Mapper 3, possiamo creare dei segnaposti, possiamo mettere 1000 hot point, 1000 hot spot su una certa regione, ad esempio. Posso mettere, non lo so, vediamo se c'è, sarà un video, quindi poi eventualmente lo ricerchiamo. Posso mettere, ad esempio, a Lecce, posso crearmi dei segnaposti per quanto riguarda i monumenti di Lecce, quindi il Duomo, ci posso mettere un segnaposto per quanto riguarda i fori, e via dicendo, fino a 1000 segnaposti in maniera contemporanea. Posso creare dei... Ovviamente Spreadsheet Mapper mi fornisce anche il tema del segnaposto. Il segnaposto di Google Earth avete visto essere un puntatorino giallo. Lui mi fornisce dei template. In questo caso me ne fornisce 6, ma io posso estenderlo tranquillamente ricreando un'immagine e dicendo al file di Excel il percorso di quella immagine. Infatti, con possibili ulteriori aggiunte. Quindi posso definirne di miei segnaposti. Non... Posso sia avvalermi dei 6 modelli che mi dà lui, posso definirne ulteriori. Il processo di pubblicazione è semplificato, quindi vi è, per così dire, un meccanismo che mi permette di pubblicare sin da subito su Google Earth, senza dover io salvare il file, riprenderlo dalla cartella, spostarlo. Vi è un bottone, pubblica, si apre un'istanza di Google Earth che come parametro accetta in input questo file. Opzioni di personalizzazione aggiuntive le vedremo più tardi. Vediamo se abbiamo la possibilità di far partire il video, altrimenti lo facciamo dalla cartella. Ecco qua, qui abbiamo un tutorial, ecco qua, quindi Google Earth, in questo caso la pagina Google Earth per il sociale, questo è il link a cui si può raggiungere questo tutorial. Ok, si crea una nuova copia di un documento che si chiama banalmente Spreadsheet Mapper V3. Quindi nel momento in cui si entra in questa pagina, io creo una nuova copia. Vuoi seguire una nuova copia? Sì. Da questo momento in poi io ho un foglio di Excel davanti, che altri non è che la possibilità di modificare collaborativamente un file di Excel.
ci mettiamo un nome. Hai scelto il nome. Iniziamo a personalizzare le caselle. In questo caso mettiamoci il nome del mio documento KML, Placemarks di esempio, una descrizione. Okay. In caso di modifiche a quel file Excel io posso scegliere se ripubblicare sin da subito automaticamente quello che ho fatto, quindi vedere sin da subito dentro Google Earth le modifiche che ho realizzato, oppure se avviarla io la pubblicazione ogni volta. In questo caso ho tolto la spunta, ripubblico automaticamente, voglio farlo io in maniera tale da far vedere tramite questo tutorial cosa bisogna spingere per far sì che venga pubblicato il tutto. Ok, okay ragazzi, questo è il foglio Excel, qualcuno di voi ha abbastanza praticità, diciamo, con queste cose. Il foglio Excel, come vi avevo anticipato, se c'è un po' di personalizzazione, se no vi faccio vedere al volo di cosa si tratta. Di default contiene del testo, il nome, ok, ovviamente adesso lo togliamo tutto e ci mettiamo i nostri dati, vi faccio vedere come si fa. Ok, togliamo tutto quello che c'è di default, quindi tagliamo via tutto il contenuto, perfetto. Ovviamente sin da subito, essendo il foglio online e interagendo sin da subito col server web, dice guarda che c'è un errore perché non avevi dichiarato niente di questi campi. Io man mano che riempio ci metto dei dati. In questo caso ci ho messo il placemark della città di Trieste, ad esempio. Ci metto il nome, Trieste, il centro. Ovviamente adesso mi servono latitudine e longitudine. Come faccio a ricavarmi questi dati? Vado su Google Earth, eccolo qua. Ci scrivo Trieste, il centro. E qui in basso, latitudine e longitudine. Copio e incollo questi due dati. Ovviamente in tempo reale si aggiorna il punto in cui io mi trovo. Ecco qua. Se ci metto un segnaposto sul centro, le coordinate di latitudine e longitudine mi vengono gratis sostanzialmente. Copio e incollo dentro il foglio Excel. Eccoci qua. Latitudine rilevata da Google Earth, longitudine lo stesso. Perfetto. Il nome del template, un attimo di pausa, il template è come deve essere, che aspetto grafico deve avere il segnaposto. Se ricordate, sono 6 modelli di default, guardate, e poi gli altri sono personalizzabili da sé. Sono 6 i modellini, ad esempio il template 1, adesso non ricordo, magari c'ha il punteruolo rosso, il 2 è giallo, il 3 è il verde e via dicendo. Io scelgo uno che già ho, il 6, supponiamo. Andiamo avanti. Tiriamo un po' avanti. Perfetto, il titolo ci mettiamo Trieste Centro al massimo, perfetto. Sottotitolo Placemark, ok, andiamo un po' avanti. Ok, stesso gioco sempre, continuiamo. Ci mettiamo l'Università di Trieste stavolta, stesso procedimento, andiamo in Google Earth, ci posizioniamo sull'Università e ci mettiamo il template 5 in questo caso, quindi diversi colori. Questa è la descrizione nel momento in cui clicco sul puntatorino. Quindi in questo caso il 5 magari è giallo, rosso, verde, non ricordo. Ripubblichiamo il foglio e andiamo a vedere su Google Earth cosa è successo. Ok, un attimo, qua bisogna fermarsi. Ok, quando faccio ripubblica adesso succede che il spreadsheet mapper versione 3 o comunque questo file mi genera un link. E il link, indovinate un po', altri non è che la locazione in cui si trova il file KML. KML, che abbiamo detto tante volte, è un file XML che deve essere dato a Google Earth per il fine di far renderizzare al motorino che c'è dietro Google Earth il dato. Incollo
il KML del placemark di esempio che ho realizzato con Spreadsheet Mapper e mi ritrovo questi due punti. Questo è il template 5, questo è il template 7, ma, template 6 magari. Ecco qua. Se clicco sul template mi ritrovo quello che ho scritto sul foglio XLS. Supponiamo che voglio aggiungere altri hotspot. Riapro lo Spreadsheet Mapper, faccio tutto quello che ho fatto finora, continuo a metterci degli hotpoint, latitudine, longitudine, descrizione, ripubblico, mi prendo il link del KML che è pubblico e lo incollo dentro Google Earth. Ci ho messo anche il comune, ho ripubblicato di nuovo, vado a prendermi nel foglio principale il nuovo link che si è generato KML, vieni qua, ok, e lo metto in Google Earth, oppure lo Spreadsheet Mapper che ha fatto, mi ha creato, oltre al link per Google Earth, anche il link per Google Maps. Con un semplice clic io ho quel KML che va come parametro a Google Maps e in automatico, grazie a questa stringa in cui c'è il KML, anche dentro Google Maps mi ritrovo questi livelli, che sono proprio le righe del mio foglio Excel. Ok, e questo è Spreadsheet Mapper. Quindi Spreadsheet Mapper che cos'era? Se vogliamo, se me lo volete riassumere al volo, è un foglio di XLS, perfetto, è un foglio XLS che permette la modifica in maniera collaborativa, ecco qua. Questo potrebbe essere un probabile output su Trieste, ci ho messo i campi di calcio, ci ho messo i fiumi, ci ho messo le montagne. Quindi questi template che abbiamo detto, 6 di base e gli altri personalizzabili, quelli sì sono quelli personalizzabili. Trovo un'immagine, la metto in un certo percorso e dirò questo template deve andare a finire in quel percorso. E ho l'immaginetta che voglio io. Il tutorial ve l'ho messo in questa cartella qua. Quando vedrò le slide, sempre solita storia, clic lì sopra e vi si scarica il PDF. In questo caso appunto. Okay. Perfetto. Allora, lunedì vi siete divertiti a vedere un pochino l'architettura di un WebGIS. Quindi avete scoperto che vi è uno strato, o meglio, un mondo che è tutto client, quindi un web browser. Vi è uno strato di middleware in cui vi sono delle richieste e delle risposte. E vi è un mondo in cui vi sono dei server che rispondono a delle richieste del web browser. Quindi vi è un web server che interagisce strettamente col map server e che interagisce a sua volta con il database del GIS. Ok. Qual è la differenza che avete già visto con l'ingegner Vaira per quanto riguarda la fruizione dei contenuti che stanno al di qua dell'architettura? O meglio, qual è, per così dire, il vantaggio e gli svantaggi di avere un thin client o un thick client? Allora, io devo scegliere se sovraccaricare l'area client o se lasciarla leggera e, per così dire, permettermi il lusso di avere dei client che nel gergo informatico si definiscono client stupidi, quindi senza praticamente delle applet, delle funzioni o dei plugin aggiuntivi. Nel mondo WebGIS si tende ad avere client stupidi, perché io voglio che i WebGIS parlino con client che non sono computer carrozzati di, non so, 16 giga di RAM, di un'eccessiva quantità di memoria video e via dicendo. Io interagirò con client che sono cellulari, dispositivi mobili, tablet. Ovviamente ad oggi i cellulari, i dispositivi mobili sono abbastanza potenti, ma si tende sempre a demandare il controllo della logica al lato server, mai al client. Ecco quindi che ovviamente ci sono dei servizi GIS che prevedono l'utilizzo di tutte queste tecnologie, plugin, Java Applet, JavaScript, ActiveX, e quindi si appesantisce il client. Qui si va, per così dire, a scegliere volta per volta di quale architettura dotarsi. Ovviamente quella consigliata, l'ideale, l'architettura ottima è questa,
quindi un'architettura col client, perché io non conosco, io che realizzo un servizio GIS, se lo realizzo per computer ben carrozzati, allora so qual è il mio target, mi concentro su questa architettura. Se lo voglio realizzare per un utente che si trova, ad esempio, non so, a Lecce, vuole andare a vedere un monumento e dispone di un cellulare con poca RAM, è inutile che io sovraccarico il suo cellulare con questi plugin, con questi applet, con queste funzionalità. Mi serve tenere sempre, per così dire, una cosa efficiente e snella. Ecco quindi che l'ideale, l'architettura ottima per i servizi web GIS è questa. Purtroppo, molto spesso, si ricorre quantomeno a questa architettura, quindi con le funzioni di quantomeno JavaScript sul browser. Cosa è JavaScript in questo caso? Quanti di voi programmano JavaScript, programmano lato client? Ok, ve lo racconto in 2 secondi. JavaScript è una tecnologia che mi permette di estendere quello che fa un server su un client. Cioè, posso decidere, per così dire, di interagire con un server semplicemente pensando a dei script che stanno sul browser. Nel mondo reale, nel momento in cui io apro un browser e carico una certa pagina web, mi viene restituito, a fronte della richiesta che il web fa della pagina Google, mi viene restituita, dopo averla elaborata, supponete che qua c'è tutto un mondo, server, che ci sono i server di Google che elaborano una richiesta, che costruiscono la pagina Google con il logo Google, con la barra di ricerca, e mi sputano, per così dire, su questo canale la pagina in HTML. La pagina HTML che mi viene restituita sulla linea di risposta da parte del server è una pagina che presenta sostanzialmente un linguaggio di programmazione, che è il JavaScript, un linguaggio di markup, che è l'HTML, Hypertext Markup Language, e un linguaggio CSS, che altro non è che il foglio di stile di quella pagina. Cosa succede? Che questa pagina, fino a 20 anni fa, era una pagina morta, era una pagina che non si aggiornava dinamicamente, non c'era bisogno di, per così dire, il contenuto veniva realizzato da chi faceva la pagina web. Quindi se io volevo, non so, presentare il mio negozio, facevo la pagina web, caricavo tutti i prodotti che c'erano e la davo al client. Non c'era un database dietro, o se c'era, ero io che realizzavo la pagina e quindi sapevo di quali prodotti avevo bisogno e quali prodotti c'erano attualmente. Con l'evoluzione del web, web 2.0, via dicendo, cosa è successo? Pensate a Facebook. Facebook non è una pagina web. Facebook è un contenitore. È un contenitore di contenuti. Cioè, Facebook nel 2006, quando venì fuori, era uno scatolo vuoto. Quindi che cosa succedeva? Che Mark Zuckerberg, che ha fatto? Ha creato una scatola e la mandava ai client. Cioè lui faceva, vi do la scatola, riempitevela voi. Che succede? Che Zuckerberg non conosce le foto. Cioè Zuckerberg non ha idea di cosa voi ci andate a scrivere. Quindi non è una pagina statica, è una pagina che si aggiorna in base a quello che voi caricate. Il click del tasto mi piace, con conseguente aggiornamento del contatore, degli utenti a cui piace quel post, quella foto, quello che volete, è una funzione JavaScript, cioè è una funzione che sostanzialmente permette l'aggiornamento in tempo reale della pagina. È come se quando voi schiacciate mi piace, la pagina torna indietro e vi ritorna aggiornata di 1. Per evitare questa interazione viene usato il JavaScript qui, sul browser. Cioè non è inutile che mi torni indietro. Che faccio? Scrivo il codice e ti mando un codice. Il JavaScript che fa? Se c'è il click sul tasto mi piace, allora fai un aggiornamento del contatore, di che questo utente adesso collegato è l'utente loggato e gli piace questo oggetto e aggiungimelo in pagina. Quindi che cosa è successo? Cosa vi stavo anticipando prima? Cosa ho cercato più o meno di anticiparvi? Che si scrive sempre lato server, si programma sempre, si progetta sempre di qua dentro, ma quando io ti mando una pagina, ti mando anche una logica. Quella logica è la logica JavaScript, cioè ti dico, se succede che tu clicchi qui, fai qualcosa, quindi non fare il click e poi rimani fermo, fammi la richiesta, ti do la risposta, perché che succede? Questa storia del tasto mi piace andava bene anche qui, però succedeva una cosa, che se io clicco mi piace qua e non ho JavaScript, se non ho il mio web browser carrozzato col JavaScript, parte la richiesta sui server.
I server vedono chi è loggato, vedono chi ha mandato il mi piace, vedono a quanti piace, una serie infinita di operazioni. Supponiamo che al posto di un client collegato in quel momento ce ne fossero 20. Tutti fanno clic su mi piace. Immaginate il server a quante operazioni dovrebbe rispondere in quell'istante, rischiando addirittura il collasso, perché succede purtroppo che alcuni server, se overloaded, se sovraccarichi, vanno giù. Vanno giù vuol dire che per un 2-3 minuti non riescono più a rispondere, non riescono più a soddisfare le richieste HTTP che arrivano su questo canale. Ecco quindi che si sceglie, per così dire, di fare un trade-off, per così dire. Cioè, o client stupidi o client superpotenti. Facciamo così, visto che vi sono alcune cose che il server non è giusto che sbrighi da sé perché magari sono troppe richieste, sono troppi utenti connessi, si fa un trade-off, si carrozza un browser in questo modo, mettendo alcuni controlli ActiveX, alcuni JavaScript, oppure alcuni controlli JavaScript, alcuni Java Applet, fate voi. L'importante è non caricare il web browser più di tanto, altrimenti un cellulare semplice non potrebbe accedere a particolari web server e quindi non potrebbe renderizzare quello che il web server ha preparato per lui. Ecco, questo è il trade-off. Penso che avete visto proprio questa slide. Che cosa vuol dire questa cosa? Qua si tende a fare una via di mezzo. Cioè non fare client completamente stupidi, altrimenti non riusciremo ad accedere con un cellulare di 50-60 euro a un servizio GIS. Avremo bisogno di un cellulare di 300 euro, quindi con una certa RAM, con un certo sistema operativo e via dicendo. E nemmeno dover avere a disposizione una workstation, un mainframe, un qualcosa comunque di molto grande che non ha senso ovviamente in questo mondo in cui tutto è mobile, in cui tutto è veloce. Ecco quindi che si opta per la medium client configuration. Quindi una via di mezzo come quello che vi ho detto io. Ok, abbiamo visto un attimo come Google ha, per così dire, interpretato il mondo GIS. Avete presente Quantum GIS? Avete visto Google Earth, avete visto che c'è una mappa, che è quello che vi sto dicendo dal primo minuto in cui ci siamo visti, c'è una mappa sotto, c'è niente da fare, è una mappa. Quando io vi dico software GIS, voi dovete vedere una mappa davanti, e su questa mappa voi ci mettete volta per volta quello di cui avete bisogno. Non lo so, volete vedere i fiumi che scorrono sull'Italia, ci piazzate un livello in cui vi visualizza i fiumi. Quindi che vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che è una guerra, il mondo dell'IoT è una guerra e addirittura qualcuno arriva a dire che Bing non ha fatto altro che prendere quello che ha fatto Google e se l'è riprodotto per fatti suoi. Bing nasce infatti nel 2009 come un motore di ricerca, perché Google nel 2009 era un motore di ricerca. Poi Google ha iniziato a metterci le mappe dentro, allora anche Bing ha dato un servizio di mappe. Quindi è comunque un continuo rincorrersi. Qual è il problema che ha avuto Microsoft nel, non diciamo nello scopiazzare, diciamo nell'emulare, nel prendere idee da Google? Il problema che ha avuto è sicuramente quello di fare una corsa su Google, ma andare a intaccare quello che è un altro prodotto Microsoft che all'epoca, diciamo che non è che teneva testa molto bene a Google, ma comunque si difendeva abbastanza. Cioè è successo negli ultimi anni che Bing non ha fatto altro che, per così dire, far perdere utenti a Yahoo, magari qualcuno se l'è anche accaparrato, però Google è rimasto sempre stabile. Google non ha perso utenti. Chi ha perso utenti era Yahoo, che era un altro prodotto Microsoft prima del 2009. Attualmente esiste ancora Yahoo, ma oramai tutti vanno con Google o con Bing a cercare pagine web, a cercarsi un percorso, a pianificarsi una gita, a pianificarsi una visita e via discorrendo. Addirittura c'è chi insinua che Bing non sia altro che l'acronimo di Bing is not Google, quasi a rimarcare il fatto che Bing non è una copia di Google o comunque qualcosa in più di Google. Ovviamente ancora stesso discorso di Google, è come se vi avessi già detto tutto. Io ho già detto che il servizio di mappe, pure quello secondo Microsoft, ti permette di calcolare l'itinerario, di sovrapporre i livelli, di visualizzare le mappe in 3D, vista satellitare o vista aerea. Ok, prima di addentrarci in Bing Maps, magari lo facciamo nel pomeriggio, io interromperei qua se siete d'accordo. Che dite? Va bene, anche perché...